Vergini incinte, BDSM, fetish dei piedi, zoofilia e onanismo. Solo su Padre Cain Live. Mm -hmm. Prego, prego, accomodatevi, che tra poco iniziamo. Intanto prendete posto. Prendete posto, chissà se questa sera verrà occupata la parrocchia da manifestanti. pro professore professore di ebraico prego prego buonasera mamma, buonasera Elisa buonasera Alberto un'età Stellissima, Frank per DMA Jenny buonasera Lord Ezzo, buonasera Alberto buonasera è entrato Princess grazie per il battesimo numeretto della rifa sia l'ode e all'anniversario del mare buonasera Cordolli fan numero uno di Deborah Guetta, Ida, Roberto, Ciot, Valmec, Chiara, buonasera Rob, buonasera Mapp, buonasera stellissima, buonasera anche a Shin. mandi, mandi, cordolli, mandi metteremo in paglio per la prossima riffa un poster di Deborah in costume grazie DM grazie DM Mandalo perché domani ci sono le clerical news e già c'ho qualcosa, ma... Eccoci qua, eccoci qua. Purtroppo, vi devo dare una brutta notizia. Ma il dottor Cuscito mi ha detto di no per questa live. Mi ha detto di no perché all'ultimo non se l'è sentita. Eh, dovevamo parlare di Mauro Biglino, ma lui all'ultimo non se l'è sentita perché ha detto. Io, sì, vabbè, eh, dico cose contro Biglino, però non ce la faccio. Quello ha fatto 25 lezioni di ebraico e io non gli sto appresso, ha detto. Quindi abbiamo scelto un nuovo ospite per la serata, uno che ha studiato meno, soprattutto uno che non è un accademico perché fa troppe battute, fa troppo il simpatico, quindi è fuori dall'ordine degli, accademi, degli accademici. Abbiamo ospite con noi il dottor Cuscino Giuseppe. Non è Giuseppe Cuscino, è un altro, è l'omonimo. <ride> Buonasera, Ciao. buonasera dottor Cuscino. Buonasera, buonasera a tutti. Come, va, come, va, come, come va? va? Bene, a voi. Tutto bene, tutto bene. L'attendavamo, l'attendavamo. Allora, pesce da aprire in ritardo, sì. <ride> sì, sì. sì, sì ha, detto, ha detto purtroppo, io ho fatto le cinque lezioni, io non ce la faccio. <ride> Intimorito da, da cotanta sapienza. Eh sì, eh sì, sì. Guai, guai, guai. allora questa è in realtà eh, la nostra prima live eh, direttamente su Biglino perché ci siamo occupati un po' eh, generalmente del complotto della pala astronautica abbiamo parlato in linea generale oggi vogliamo vedere eh, addentrandoci di più nella questione nel personaggio eh, o più che personaggio mi verrebbe da dire profeta River. Visto come lo apostrofano più che altro i suoi, dottor Cusci vuole vedere Debora. Non so se dottor Cusci l'aveva no. vista. Debora l'altra sera. Si, sì, è ah, arrivato giusto nel eh... momento <ride> esatto in cui si voltava. Okay. Esatto. Diciamo, diciamo che mi è bastato. Ecco. Non... <ride> allora. Allora, che, che cosa ci dice? Lei nel senso. Che cosa ci dice che eh, impressione le ha fatto Biglino dalla prima volta che l'ha conosciuto? Perché immagino eh, abbia ne abbia sentito parlare. Eh, cioè penso, penso che il Biglino faccia due impressioni no, a primo impatto. Perché poi eh, la, la forza di quel personaggio, a parte la, la retorica per carità, il, il modo in cui spiega e in cui parla, che è solamente uno dei, dei suoi punti di forza, però nella sua narrazione, eh, diciamo l'elemento che fa eh, da cardine, che fa da apripista a tutti i suoi discorsi, è un po' il suo anticlericalismo e il suo modo di eh, mettere sul piatto anche cose vere che sono di incoerenza e ipocrisia rispetto. Alla religione e al testo ebraico che lui prende in esame, allora, guarda il mio impatto. Eh, allora mi ricordo che chiaramente, no, appena dico che, eh, che mi occupo di ebraico, era cioè, inevitabilmente scatta la domanda: no. Ma allora cosa ne pensi di Bigli? La prima, la seconda, la terza volta, alla quarta, ho detto, ma vediamo chi è che fa che dice. Eh, eh, niente, l'impatto è stato... Cioè, vabbè, è chiaro che uh, per uno, no, non dico solo io, per chiunque abbia fatto più di 25 ore di, di, di ebraico, i, i suoi errori saltano subito all'occhio e all'orecchio. Proprio te ne accorgi immediatamente che, che le sue competenze sono molto, molto, molto inferiori a quelle che pensano, uh, insomma, che, che gli attribuiscono i suoi seguaci. Ti dirò eh, proprio nel, quando stavo scrivendo la mia tesi di laurea magistrale era il 2009-2010, eh, era proprio sul, sulle visioni divine, sul, sui testi che parlano di ascensioni dell'anima. Insomma, quindi testi diciamo mistici. Eh, appunto ebraici e, e non facevo un confronto tra quelli ebraici e quelli non ebraici. Tipo la, la scala di Ezechiele. Chi era? Che... La scala di Giacobbe. Di Giacobbe. <ride> Però okay. lì non c'è una visione divina, quindi non l'ho calcolata, perché lui, lì c'è Giacobbe che vede questa scala su cui salgono e scendono delle figure, che poi se vuoi possiamo anche parlare di chi, si, di chi potrebbero essere davvero o no. Eh, però mentre facevo quello, quindi stavo uh, studiando un po' la figura del Dio biblico. E mi sono trovato a leggere anche i libri apocrifi, quindi è il primo Enoch, il secondo Enoch, che lì parlano di visioni divine, parlano di ascensioni nei cieli. Mm. E guarda, questo è, non l'ho mai detto, quindi adesso lo dico io per la prima volta pubblicamente, <ride> quando leggevo queste cose qua, ho detto, madonna, se qualcuno volesse... Uh, girarli in modo da far parlare di, uh, di alieni qua troverebbe Beh, uh, sì. terreno molto molto fertile eh, erano proprio gli anni in cui Biglino stava scrivendo stava uscendo con i suoi primi libri però ovviamente non lo sapevo io l'ho scoperto diversi anni dopo eh, però sì quindi quando l'ho scoperto quando l'ho sentito parlare la mia reazione è stata ecca là la reazione è bellissima è, ecca <ride> sapevo io che qualcuno ci, ci marciava sopra <ride> era, era inevitabile lo stavo davvero aspettando era prima, o poi, prima o poi qualcuno l'avrebbe fatto perché allora diciamo che ma nel senso questa mh, correlazione è più facile farla eh, sulle traduzioni in italiano o direttamente da, da, dall'ebraico No, anche, anche dall'italiano, perché anzi, Biglino su questo gioca molto, no? dice guardate, non fidatevi delle mie traduzioni, andate a prendere la Bibbia che avete a casa. Questa espressione che lui dice, i suoi seguaci ripetono a Pappagallo, tutti di, a, tu appena senti la Bibbia che abbiamo a casa, stai di sicuro che stai parlando con un biglino. Eh, sì, cioè ci sono delle frasi fatte. Ci sono delle espressioni eh, ormai retoriche che entrano, sono entrate nel linguaggio dei seguaci. E quindi sì, lo fa anche sull'italiano. Effettivamente l'opera di decontestualizzazione e ricontestualizzazione funziona tranquillamente anche con la traduzione in italiano, quindi con quelle già fatte prima di lui. Insomma. Anche perché lì eh, entri in una sorta di parodolia. No? Nel senso, quando tu ormai gli dai un'immagine, tu ormai l'immagine al tuo pubblico già gliel'hai data. E poi gli dici vai a leggerti la Bibbia in casa, che magari c'è una descrizione vaga di quello che sta accadendo. E se tu la vai a leggere con già l'immagine in mente, no? è, è, è facilissimo è stare dentro il tuo bias e dici, eh, cala, è vero, ci sono le macchine volanti, ci sono, le, ci sono gli alieni. Eh sì, decisamente. Infatti, io una delle tante cose che contesto sia lui sia i suoi seguaci è proprio... Il fatto di... insomma, che la sua lettura non è affatto letterale, non è affatto priva di pregiudizi, come lui dice e come credono i suoi seguaci. Uh, uno degli ultimi libri, che, di cui lui non è un autore, però è... Lui è l'intervistato, quindi alla fine sono parole sue scritte da un altro, si chiama La Bibbia nuda, mm. proprio per dire che uh, lui la legge senza filtri, senza vestiti. Il problema è che in realtà i vestiti ci sono, cioè la Bibbia non è affatto nuda, è vestita di uno scafandro spaziale. Insomma, è vestita esatto. di una tuta spaziale. Lui la legge con la tuta da astronauta e dice: eh, bene, Sì, che sì. Aspetta, sì, eh. finisco. Prego, eh, prego, poi, prego, vai, vai. Eh, infatti, quando dice che lui mh, è buono lasciare i, i termini non tradotti, anche lì non è vero che tu una volta che li lasci non tradotti poi. Leggi il testo così com'è perché, come dicevi giustamente tu, se tu parti già col bias che ci devi vedere gli alieni, è normale che ci vedrai gli alieni. Faccio sempre l'esempio no, della frase The white cat is on the table. Okay. Se, tu non, se tu lasci non tradotto cat, cos'è bianco e sta sul tavolo? tavolo? Chiedi a qualsiasi ristoratore, ti dirà che ovviamente è un, è un piatto certo, può eh, essere qualsiasi però, cosa un formaggio, un centrino, norma, un centro d'aula eh, sì, no. quindi cioè, è normale che e eh, quindi uno dice vabbè io ho chiesto un ingegnere un ingegnere ci vede, ci vede un UFO nella visione di Ezechiele, ma è normale cioè, un ristoratore ci vedrà un piatto un, uno che fa i merletti ci vedrà un merletto uno che fa i formaggi cioè certo. il fatto di chiedere a un esperto di tutt'altro che non sia la lingua di cui ti stai occupando non vuol dire niente perché quell'esperto Uh, può essere bravissimo, cioè nessuno mette in discussione l'autorità di quell'esperto, ma proprio perché è bravo, probabilmente per deformazione professionale ci vedrà certo. quello che vuole vederci. Eh, lo stesso, i suoi seguaci, se partono già che ci devono vedere gli alieni, eh, puoi anche lasciare non tradotti. Però, se fai questo gioco qui è normale che quella lacuna venga poi colmata dalle aspettative. Che hai, è tutto il contrario di una. Beh, è normale, una... è come guardare la forma delle nuvole, no? Ecco lì che l'ingegnere ci vedrà una macchina, l'allevatore dei cavalli ci vedrà la faccia di un cavallo, perché appunto in una descrizione vaga, in una descrizione, eh, dire, caciarosa, no? Come può essere una visione mistica. Eh, ecco lì che vanno, entrano in gioco eh, i, i tuoi bias, le tue deformazioni professionali o quello che, che fa parte un po' del tuo immaginario. È una cosa normalissima. Il fatto è che lui, appunto, non è che eh, questa è una trappola: il fatto di dire non traduceteli, lasciate i termini così come sono in ebraico, e vedrete che effettivamente è come dico io. Ma quei termini lui non li lascia vuoti col punto interrogativo perché lui quei termini già li ha spiegati. E, e quindi lui ti dice, guarda quel termine significa questo, questo e quest'altro, e dice: Adesso provate a leggere la Bibbia lasciando quei termini in ebraico senza tradurli. Ma tu l'immagine già gliel'hai data di che cosa vogliono dire quei termini. E quindi è semplicemente una trappola per chi. Eh... Si lascia sedurre da questo tipo di narrazione. E effettivamente. Poi diciamo, il, il gioco gli combacia, no? Perché lui dice: Ah, sì, guarda, effettivamente la leggo così. Col termine non tradotto, e sembra essere. Sembra si stia parlando eh, di una macchina. Buonasera, Zena. Eh, intanto, allora, intanto devo dire, allora DM8 Art ha fatto il battesimo che dobbiamo segnare. E poi abbiamo avuto un battesimo fuori live che è The Gray. The Gray, scrivi The Gray, l'eminenza grigia. Io riconosco a Biglino di aver insinuato dei dubbi sul racconto biblico. Esatto, questa è una questione inter interessante. Poi, ovviamente, va superato perché anche la sua lettura div biblica diventa improbabile. Eh, domanda al dottor Cuscio: eh, Concorda con la mia impressione? Eh, vorrei rispondere prima io perché eh, è effettivamente quello che ha attirato poi all'inizio. Eh, di Biglino eh, perché parlava appunto dell'incoerenza tra la religione e il testo sacro? E eh, effettivamente c'erano delle informazioni corrette, c'erano delle, inf delle informazioni base, poi, eh, qualsiasi critico della religione può vedere quel tipo di incoerenze. Eh, però era è, è sia, è sia lui eh, una persona come dire, molto brava a, rela a relazionare con il pubblico, molto brava a parlare nelle conferenze, erano interessanti e in più c'erano queste informazioni, c'era questa eh, quest'aura di autorità. Perché Biglino. È stato traduttore delle edizioni San Paolo. Quindi tu ti trovi a, a vedere, a ascoltare l'intervista, la, eh, la conferenza di una persona con un'autorità un, un nel campo. E lì tutte le informazioni che recepisci hanno tutt'altro valore. Adesso lascio la parola al, al dottor Cuscito. Sì, eh, no, in realtà a rispondere a questa domanda era, era più adatta alla tua esperienza, perché io quando sono arrivato a Biglino ormai ero già scafato, nel senso che avevo proprio per gli studi che ho fatto all'università, mi ero già accorto di, già dal primo anno, di questa enorme discrepanza tra quello che. anzi, no, in realtà eh, anche molto, molto tempo prima, quando avevo già letto la Bibbia per conto mio, a 18 anni, quindi. Quando sono arrivato a Biglino, ormai tutto quello che dice di valido era, lo avevo già dato per acquisito da, da diverso tempo. Certo. Poi, stando all'università, mi sono accorto che queste cose sono alla luce del sole. E qui, a proposito, già, tocchiamo già il tema no, di questa rubrica del, sul complottismo, perché poi il problema qual è? Che uh, delle. Poche cose giuste che dice che, che gli ho sentito dire eh, allora, tutte quelle cose giuste che gli ho sentito dire vengono dal mondo accademico. Ovviamente, Tutto quello no. che ci mette di suo è totalmente sbagliato dal punto di vista del metodo, della lingua, sono, sono sue fantasie. Il problema è che uno che non ne sa niente non riesce a distinguere tra le due. Eh, però, dicevo, quindi arriviamo nel tema del, del, della rubrica no, sui complotti. Il fatto è che. Quelle cose giuste che gli ho sentito dire, lui le presenta come non ce lo dicono, non ve lo vogliono dire. Esatto, la verità è una verità, eh, eh, Io faccio che, sempre. Aspetta, un attimo, che non so. Eh, Sono troppo alti. Che ci... allora, intanto, grazie, Gonchi per i due battesimi, numeretto della riffa. Eh, devo abbassare un po' il suono degli alert. Ditemi se li ho abbassati abbastanza. Dovrebbero arrivare dal chatbot, eh? ora è finito. Vabbè, mo li, mo li ho abbassati. Però. Un attimo. Che ti interrotto. Ma... C'era anche una domanda che fatto prima. Sì, sì, adesso le domande poi le leggo. Perché qui ci sta finendo un attimo il discorso. Sì, certo. eh, vai, prego. Allora. sì, Dicevo. Io faccio sempre l'esempio di un libro che ho usato come testo d'esame per il primo anno. Si chiama Ebraismo curato in una collana di storia delle religioni curata da giovanni filoramo che è uscito nel, già nel 99 per le edizioni la terza poi è stato anche dato in abbinamento sia su repubblica sia su il giornale insomma è un libro abbastanza diffuso adesso si trova in edizione economica tipo a 10 euro o giù di lì e lì per esempio trovi già le descrizioni del Dio biblico e del suo rapporto con le divinità cananee, per dire, o per esempio lì trovi tranquillamente scritto che alcuni strati più antichi della Bibbia sono politeisti, quindi l'ebraismo ha conosciuto una, fa, una fase enoteista, meglio, non politeista, enoteista, eh, cioè riconosceva l'esistenza di diverse divinità, però ne adorava una sola. Però eh, quindi sono cose che, ripeto, te le dicono tranquillamente in qualsiasi università, te le vendono tranquillamente nelle edicole o nelle librerie. Sono cose strari sapute. Il problema del complottismo biglignano è il presentarle come quello che non vogliono farti sapere. E gran parte delle de cioè dei bigliiniani dei suoi seguaci sono caduti nella trappola per cui, eh, in cui hanno accusato anche te che Criticavi Biglino per dire: Ma come? Ma lui va contro la Chiesa. Tu dovresti andare contro la Chiesa come se la sua opera fosse totalmente di andare totalmente contro la Chiesa. E chi va contro di lui è come se appoggiasse la Chiesa. Ma sì, esatto. Poi c'è anche questa cosa qui. Grazie, Conchi, per l'altro battesimo ragazzi. Com'è l'allert? È troppo basso o troppo alto? Abbassare ancora, abbassare ancora un po'? Allora, vediamo un po' È eh, perché non capisco la cosa bassa. Dovrebbe essere questo il volume del. Ok, vediamo. E... Grazie ancora, Conchi. Sì, eh... sì perché c'è questa. Siccome, appunto, lui parla anche contro le religioni, eh, questo gli dà una. Sembra dargli un'autorità anche nel mondo ateo. Ah, allora, siccome parla male della religione, Biglino va difeso da chi eh, critica la religione. Eh, ma non è così, perché queste, appunto, come dicevamo prima, sono trappole per eh, attirare un determinato tipo di, pub di pubblico. Eh, e sono i cosiddetti: eh, ci sono, vabbè, il pubblico è vario, ci cioè, stanno tra gli ignoranti a quelli un po, più, un po' più sgamati, come si dice. Però, ci sono tantissimi delusi dalla religione, ci sono tantissime persone che sono eh, che si vogliono allontanare dal mondo religioso e infatti. Eh, quel, quel, quel tipo di persone che sono la maggior parte instaura il meccanismo eh, lo stesso meccanismo della religione e la paleoastronatica stessa diventa una religione di fede eh, e lì si, eh, si rientra nella nel, nel solita cosa del cospirazionismo, il complottismo fake news, eh, tutta roba che non vale niente ma che viene portata come verità assoluta viene portata come verità perché eh, le persone che ne parlano non conoscono altro oltre eh, quello cui vogliono credere. Il problema è tutto lì. Perché appunto quando si dice, e si parla di ah, gli accademici non ce lo vogliono dire, gli accademici ce lo tengono nascosto, loro non lo sanno che cosa dicono gli accademici, perché come ha detto il dottor Cuscino, sono cose di cui si parla liberamente. Però da una parte c'è la religione e la Chiesa che magari non parla di quelle cose lì, giustamente per, per convenienza. Un'altra cosa è il mondo accademico che studia in maniera indipendente e quindi certe notizie sono, sono, sono cose risapute e che si studiano, ma eh, quelle persone lì che appunto non conoscono altro se non quello a cui vogliono credere, diventa di nuovo un mondo pieno di poteri che tengono nascosta la verità alla popolazione, di nuovo una verità solo per pochi eletti. Torniamo sempre a quella roba lì. Eh, intanto avevo letto c'era una domanda. Eh, allora c'era una domanda di, di Spark che chiedeva. Eh, aspetta, adesso la recupero. Domanda a Cuscio, esistono recensioni riguardo gli EFOD? Sto pensando <ride> di prenderne uno se come secondo <ride> telefono, ma le dimensioni mi frenano. <ride> poi non so, se allora, ragazzi. Poi non se c'è una domanda, eh. l'hai segnata tu? Sì, sì dimmela. Lei pensa che Bigino ci crede alle sue interpretazioni o ha solo capito che gli portano soldi? Non so se l'hai sentita, se no te la rifaccio. Sì, sì, ma l'avevo anche letta prima. Ah, okay. eh, è una bella domanda. In realtà ne abbiamo anche parlato con Luca di Gunnaby Buddha in una live. Eh, secondo lui, no, non ci crede. Non ci crede? Se, secondo Luca, no, io non, io non lo so, io sono veramente a volte sembra che non ci creda, neanche lui. Eh, perché, per esempio, mo questa cosa delle foto a proposito, scherzando, cioè, io lì veramente mi rifiuto di credere che lui l'abbia, cioè, creda veramente a quello che ha detto. Perché veramente lì ho proprio l'impressione che impressione personale, eh, quindi ovviamente non sto nella sua testa. Però, veramente quando sento quella, quando sento quella cosa dell'oro monoatomico che avrebbe proprietà antigravitazionali, ho l'impressione personale che pensi e eh, che dica vediamo fin dove posso spingermi e vediamo fin dove abboccano. Perché poi la cosa assurda è che vedo ancora adesso gente difendere la, la questione delle FOD. Infatti mi è venuto in mente, non l'abbiamo preso un video su Biglino che parla delle FOD. Ce l'ho, eccolo. Eccolo qua, lo, cosa, eccolo. questo qua, questo. Mauro è. Biglino, hai FOD biblico, un iPhone moderno? Lo vogliamo vedere, così almeno... Perché sì, ne sì, parliamo sempre, ma non abbiamo mai visto le, le, il discorso incriminante. Non importa quanto complesso sia il lavoro. Commanday.com Work OS. Resta semplice. Eh? Perché che ho scritto? Ah, allora sì. ah scusate, mi hanno, visto, mi hanno detto che ho, ho sbagliato il, il titolo. Forse eh, è un modo per prendere. No, ho scritto Mauro Biglini anziché Mauro Biglino. Quindi, scusate, andato a correggere. Giustamente eh. è un plurale come lo È eh, perché è plurale, tipo lui invece Avrei <ride> potuto dire di averlo fatto apposta. Non ci ho pensato. Ok, salvato. Eh, ecco qua l'EFOD biblico, un iPhone moderno. Ognuno di sono due minuti di video, ce lo vogliamo ascoltare? Così vediamo un attimo qual è la questione. È giunta la foto, cioè un affarino, tipo insomma un pettorale. Tra l'altro, disegnato anche da, da, da dei rabbini che lo disegnano proprio così. Che aveva 12, diciamo, pietre colorate. E se uno guarda la foto dell'EFOD e gli mette a fianco. Un iPhone sostanzialmente vede la stessa cosa. Ecco quello. l'iPhone con i quadratini dentro, no? con tutte le varie applicazioni, eccetera. Ecco, Chi guardava le Ford, se vedesse l'iPhone di Reboso, guarda, sono simili. Non voglio dire che, però, insomma. Non dire che. Era curioso questo fatto, che c'erano queste 12 pietre colorate. Per, una per chiamare ogni tribù. Quindi, probabilmente c'era un per non sta scritto che era da chiamare tribù per, una per chiamare ogni tribù. Io questa cosa noi l'abbiamo già letta. La parte delle, delle FOD eh, nella Bibbia. Non, 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 non mi ricordo se ricompare anche più avanti negli altri libri. Ma non c'è scritto mai che ci pa, ci, pa, <ride> ci chiama le tribù perché no. Viene detto che eh, stava no, viene... no, In realtà no, eh, Dio parla tra... eh, in alcuni passi, invece c'è scritto Dio parla tramite l'arca dell'alleanza. Eh, non non c'entrano allora... le FOD, no, le FOD non c'entra. Grazie al follo, bullo. L'unico legame che posso trovare tra il pettorale, tra i paramenti sacerdotali e la comunicazione. È l'unico sistema di divinazione previsto nella Bibbia, che sicuramente l'hai letto se sei arrivato già a Giosuè. Sì, sì, siamo perché ne parlano a... esatto. A giudici. Esatto, quindi ne parlano, è giusto, i giudici. Eh, quindi eh, ne parlano nella, nella Torah, nel Pentateuco, e eh, sono gli Urim e Tumim. È l'unico sistema di divinazione previsto, eh, concesso nel, nell'antico Israele, nell'antico ebraismo che erano praticamente una pietra bianca e una nera praticamente era, era un sì e un no una risposta affermativa e una risposta negativa cioè quindi eh, è proprio una cosa primitiva a base però, che... eh sì, che, che guarda un po' e non richiede nessuna tecnologia si tratta solo di divinazione que e questo fa parte magari che... era il tasto chiamata accendi e spegni <ride> accetta e quel... rifiuta, sì certo però non è, questo è, cioè al massimo il sommo sacerdote poteva comunicare con la divinità nel senso facendo una domanda e poi pescando e vedendo dalla tasca, vedendo se usciva la, la pietra del sì o la pietra del no. La pietra del no. Ma non è, non dice da nessuna parte di... <ride> che... di schiacciare un pulsante per chiamare le tribù, no? Però forse nel senso, mi sembra c'è scritto che ogni pietra rappresenta una tribù, sì, una delle 12 sì. tribù di Israele. Sì, però sì. non c'è scritto mai, mi spingi il tasto rosso per chiamare la tribù <ride> di Giuda, per esempio. No. Questa cosa non esiste, no? Non allora, non andiamo so. avanti con il... i casi. Ah, Vedi, però qua vediamo intanto, già nel primo minuto due caratteristiche della, Una della paleostronautica in generale, quello di basarsi sulle somiglianze vaghe. Sì, tipo, esatto. Somiglia, a questo mi ricorda. Eh, la seconda, e questo però è però tipico di, di Biglino: è che nonostante lui dica, ripeta che lui si limita a leggere senza interpretare, si è appena letteralmente inventato una cosa che non c'è nella Bibbia, non c'è scritto da nessuna parte. Appunto, come dicevamo, che, che queste che ci chiamano le tribù di Israele, eh, sì. come, come quando con Bressanini, uh, sai, che quella questione con Bressanini: sì, che le, le mutazioni del grano no? sono ritenute impossibili, quindi lui dice, riporta l'opinione di altri. Vabbè, Senza che la sto tirando alla lunga, Viglino dice: Eh, No, ma perché se noi leggiamo nella Bibbia, la Bibbia ci dice chiaramente chi c'era in quell'epoca quell lì. E cosa faceva in quell'epoca lì? Ma la Bibbia non parla della creazione del grano dall'unione di due specie diverse. Sì, infatti. Quindi si arriva a inventarsi e eh, questo, questo è tipico del, 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 della retorica del, del complottismo, eh, sì. del, delle pseudoscienze e tutto quanto: prendere degli elementi eh, che esistono in un libro, in una teoria, in, una, eh, in un esperimento scientifico, prendere degli elementi eh, e poi inserirci del, 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 delle cazzate sopra di modo che poi quando uno va a controllare dice: Ah, vedi, ha parlato di quell'elemento, quello effettivamente ce lo ritrovo. E il, resto, il resto è fantasia, il resto è bias, il resto è pariodolia il resto è tutta quella roba lì. Allora finiamo di vedere il video. Intanto ho mandato sì. pure il po' di lì: si presenta l'iPhone con i quadratini dentro, no? con tutte le varie applicazioni, eccetera. Ecco Chi guardava le FOD, vedesse l'iPhone di remoto, guarda su simili. Non voglio dire che, però insomma no, è, è curioso fatto. questo fatto che c'erano queste 12 pietre colorate, per, una per chiamare ogni tribù, quindi probabilmente c'era un pulsante per, per ogni tribù per, per essere chiamata e che ha appunto un disegno, è, di quello c'è arrivata fra virgolette la foto, cioè la, la descrizione è precisa appunto di quell'oggetto che veniva portato sul petto dai portatori di EFOD. Tra l'altro non era un oggetto ornamentale anche perché quando il sacerdote lo indossava, lo indossava sotto altri paramenti. Per esempio lo indossava sotto un mantello che era tipo un poncio, cioè che aveva un unico foro centrale per la testa e che c'è scritto che quel mantello non si doveva mai sfilacciare. E quindi quel mantello copriva l'EFOD, quindi quell'EFOD non aveva nessuna funzione ornamentale perché nessuno poi lo vedeva, non Guarda, serviva. Certo, perché... perché... Parte ci sono... parte, certo, perché poi uno la, la maglietta sotto se la mette sempre brutta, perché tanto nessuno la deve vedere. Ma che senso ha? Ah, vabbè. Vabbè, ad, di... ad abbellire così come se a Dio piacessero 12 pulsantini colorati, insomma. Aveva delle funzioni tecniche, tant'è che nelle descrizioni bibliche, quando si parla della realizzazione delle foto, non c'è scritto opera di artista, come troviamo nelle Bibbie. Ah, ecco qui. Mose, Mose, qui farà una, eh, una lezione sul termine. C'è scritto in ebraico. Tecnicamente la parola significa opera di tecnico progettante. Lì è definito proprio lavoro <ride> tecnico. <lavoro> Intanto di... <ride> <ride> il dottor Cuscito piange. Di tant'è che a vederlo sembra appunto di vedere una, insomma, degli strumenti della nostra... insomma, di uno strumento tecnologico, eh, con dei fili, in tessuti, eccetera, quindi insomma... e poi comunque la funzione è chiaramente descritta. Davide, per parlare con Yahweh quando è lontano, si fa portare le foto. Quindi non è che invocasse Dio. Se non aveva le foto, non poteva chiamarlo. <ride> poteva chiamare. Vedi però, anche dai termini, termini usati, come c'è già il bias, no? non poteva chiamare. Cioè, certo. questo già già, già se... ti fa pensare proprio alla, alla telefonata. Eh sì, eh, guarda, poi sulla questione del tecnico progettante, io mo devo, dovrei andare a vedere il termine esatto, però dubito che sia eh, tecnico progettante, così, sul dizionario. <ride> dizionario proprio. Ma vabbè, a parte questo, però il problema qual è? Che lui dice che non era una questione artistica, ma quindi era una roba tecnica. Però, una cioè, cosa funzionale. basta un qualsiasi manuale di storia dell'arte, quindi non dico libri introvabili, uno qualsiasi. E scopri che il concetto di arte come lo conosciamo noi è nato nell'Italia del 400. Esatto. Cioè, quindi che in ebraico a, abbiamo usato quel termine lì e non quello di artista, perché il concetto di arte non c'era all'epoca, non perché <ride> Ci erano fosse... artigiani anche loro, erano dei fabbricatori effettivamente, era, era qualcosa di manuale, eh, anche lì sta, sta usando una trappola eh, eh sì. effettivamente. Eh sì. eh. Ma poi, nel senso, eh, l'uso che ne facevano di questi strumenti, ovviamente, nella loro eh, eh, narrazione, nella loro regione, era funzionale a determinate cose. Non è che diciamo, questo momento metto perché mi sta bene. Se lo mettevano perché secondo loro c'era una logica di funzionalità. Ed è del tutto normale che sia così. Ogni rito, ma in qualsiasi religione, in qualsiasi tribù, eh, tutti gli ammendicoli vari, le ciotole, le cose, hanno una loro funzione. Eh, allora anche quelli dovrebbero essere degli strumenti ipertecnologici che servivano a eh, contattare spiriti eh, saggi. Cioè, anche qui, vedi, è una retorica di. di, di, di è una trappola. È una tra uno specchio per la lode È una trappola per eh, eh, appunto adescare chi queste cose già alla fine ci vuole credere fondamentalmente. Aspetta, mm. ma mettevano le pietre come per gli Stargate. <ride> ci giocavano a un cazzo e dio buono, ok. Domanda, eh, ho un dubbio, ci azzecca di più l'oroscopo o Biglino? <ride> è una dura lotta, è una dura lotta. È una dura lotta, sì. Infatti dall'immagine si vede chiaramente che si fa un selfie <ride> con, le, <ride> con le fod. Ah, è finito, mi sembra, però no? sì, sì, era finito, ok, ok. Torniamo, torniamo a noi, torniamo a noi. Ma le croci gemmate non vi sono mai parse spade laser pronte per essere estratte ed attivate. Anche quello vorrebbe benissimo, certo. perché no, perché, perché no, no, aggiungerei. Sicuramente nella Bibbia ci sono termini fisico-nucleari, astrofisico e, ricerca e ricercatore genetico, decisamente. Decisamente, decisamente. Beh, sì, poi ecco, è tutto, è tutto un po' così. Domanda ma come era fatto an Android <ride> Questa è una delle battute, questa è una delle battute per il fatto che, che, che testimonia il fatto che il dottor Cruci non sia un vero accademico, perché i veri accademici non fanno mai battute, <ride> ma ragazzi, potete parlare degli dèi baltici della Bibbia. Ah, oddio, quello però è un capitolo a parte: gli dei eh, baltici sì, della sì. Bibbia. Dovremmo, farne, dovremmo fare una puntata a parte perché poi questa, eh, questa narrazione de degli antichi alieni della paleostronautica. ma siccome è già stato detto tutto e più volte alla fine hanno dovuto alzare il tiro perché spettivo, io mi ricordo anch'io, io quando, quando seguivo Biglino mi piaceva Biglino avevo sete di altre cose no? Dice, cazzo è fighissima questa cosa so, devo sapere altro e poi in realtà era già, tutto, era già tutto, era una ripetizione della stessa roba, stessi libri, stessi concetti, Sitchin, quell'altro, tutte cose già dette. Cazzo, però non c'è nessuno che è arrivato a scoprire qualcosa di nuovo. Eccola lì, che al bisogno del lettore arriva l'autore fantasioso che ti porta altro e ti porta la Bibbia nel Baltico, eh, Elohim che vanno nelle terre baltiche. Però questo è un capitolo a parte. Cioè... Però se vuoi due o tre cosine a ah, volo. Sì, sì, prego, prego. Intanto su questo uh, Massimiliano Paleari si è documentato molto bene, è andato proprio a scavare, no, non fisicamente, cioè comunque <ride> si, è, si è documentato sulle lo località della Finlandia che hanno dei nomi biblici e lui ha scoperto che sono ovviamente molto molto più recenti, cioè sono stati ispirati alla Bibbia. Uh, il problema qual è? Che in realtà uh, lo... Lo stesso Biglino, quando ha risposto a Bressanini, ha detto che c'era qualcuno nel Medio Oriente che faceva quelle robe lì, cioè quell'ingegneria genetica. Però allo stesso tempo dice, no, ma in realtà è tutto ambientato nel Baltico, allora scusa... Ah, ma... adesso ha spostato tutto, ha spostato. Eh sì, perché lui, allora, cioè, cioè non che lui... Allora, secondo me non l'ha spostato lui. Il film che mi sono fatto è questo. C'è oh, questa autrice che di mestiere lavora nella polizia, quindi non, non è una ricercatrice professionista, che ha notato che in Finlandia ci sono queste località dai, dai nomi biblici e ha detto: Ah, perché non dire che sulla scia di Felice Vinci che disse che l'odissea in realtà era ambientata nel Baltico, quindi c'era già una teoria precedente che spostava i racconti. Uh, ambientati nel Mediterraneo, li spostava lì sul Baltico. Quindi sulla scia di quello ho detto: perché non anche i... gli eventi biblici, e cioè perché no, come al perché no? Allora, il film che mi sono fatto è che questa qui sarà andata dalla 1 editori e per farle vendere qualche cosa, gli ha fatto fare la prefazione da dal cavallo di battaglia, insomma, dalla punta sì, di diamante. Dalla punta di diamante della casa di Drice. E quindi, cioè, almeno questo è il film che mi sono fatto, perché o sono andato qualcosa di simile, fatto sta che di fatto adesso Biglino allo stesso tempo va dicendo che eh, il Ganeden si trovava in Mesopotamia, però gli eventi biblici sono comunque ambientati, potrebbero essere ambientati in Finlandia, per me è ovviamente un'operazione commerciale, non, ecco per rispondere alla domanda di prima secondo me non ci crede neanche lui, a questo non può crederci anche lui, cioè non può credere due cose contemporaneamente. <ride> Vabbè ma facendo finta che eh, eh sì, vale, vale, sì, tutto, vale, vale tutto. tutto. Vale tutto, vale tutto anche detto medico scientifico perché no esatto certo, intanto salutiamo anche faber cosa sapere well, arrivato. Well. abbiamo un conchi sondaggio abbiamo sì. un conchi sondaggio miglioratore fantasy Tolkien, Biglino, siccin Asimov, Kai. perché Kai che <ride> c'entro io tra l'altro io davvero leggo la bibbia senza filtri io sono il, il, il vero lettore della bibbia nuda io la leggo così com'è. Poi, nel senso, quello che c'è scritto per me vale. Quindi non ci metto traduzioni, non ci metto niente. Anche Villino stesso riconosce che l'archeologia dimostra la presenza in Medio Oriente dei luoghi biblici, ma ritiene anche che le coincidenze con il nord Europa siano troppe per essere un caso. Infatti, non eh, sono un caso. Ca <ride> è voluto cioè hanno dato proprio i nomi. Allora, cioè, hanno dato proprio i nomi ispirandosi alla Bibbia, non è un caso. Eh, padre te hai scritto un libro ah, è, vero, è vero è vero effettivamente c'è anche un mio fantasy disponibile su Amazon gratuitamente l'ho trovato si chiama le no. ombre della dea è un, il primo di una trilogia eh, che non è mai uscita tutta però il primo è disponibile io ho risposto biglino al sondaggio oh, bravo bravo non è vero usi l'autotune è vero io le uso anche dei mezzi artificiali <ride> Domanda, il tetagramma è stato ritrovato anche in Sardegna, Nuraghi, è vero oppure è una storpiatura? Senti, non lo so, non lo so nello specifico, non mi stupirei se fosse vero. Cioè, può essere benissimo che qualche ebreo sia finito in Sardegna e abbia lasciato un'iscrizione, però so quello che so è che sulla Sardegna ci sono diversi autori che hanno detto veramente ogni cosa è il suo contrario, quindi... Ci andrei molto, molto cauto. Devo vedere se è vero, potrebbe non esserci nulla di strano. Quello che invece ho sentito dire spesso è che la Sardegna sarebbe la vera patria eh, degli ebrei, e quindi sono partite le solite teorie pseudostoriche. Quindi questi ebrei poverini <ride> o nel Baltico o nel, nel, in Sardegna, Vabbè, eh, e quindi... una terra loro non ce l'hanno mai avuta. Eh, dottor Cuccio, che ne pensa di Gian Matteo Corrias? Non so chi sia io. Neanche, cioè il nome mi è familiare, a parte che abbiamo le stesse iniziali, ma non, <ride> non, non, so, non lo so. Cioè il nome, l'ho sentito. Non... No, che poi sì, infatti, la Sardegna era, era la vera Atlantide. La terra dei giganti, ne abbiamo parlato tutto, poi nella tutto. scorsa puntata: c'è sempre ospite il dottor Cusciro. Ebrei sulla Luna? No, no. <ride> eh, però c'è cioè, un film invece dei nazisti sulla Luna. Eh, ehm... E fascisti su Marte. E fascisti su Marte. <ride> Come mai Padre Cain è così pacato stasera? Non urla durante i battesimi e fa finta di essere una persona seria? Perché quando ho un ospite, sapete che mi mantengo un certo amplom ecco perché hanno impiegato 40 anni girando il deserto hanno esatto perché sono passati dalla Sardegna allora da lì fantico. si spiega perché effettivamente ci hanno messo 40 anni in un percorso che ci vuole sì se no una settimana a piedi ecco. mamma mia mamma mia allora a proposito a proposito di ebrei vogliamo introdurre il discorso complottaro al massimo Uh, Vai, certo, certo. Di biglino riguardo perché appunto allora, vogliamo prima sentire il video, magari così sì. capiamo di che stiamo sì. parlando. Ecco qua. Oh. Allora, aspetta, vediamo se c'ho questo è di 4 minuti. Forse ce n'ho uno più breve. Uh, no, allora c'è anche questo che è interessante riguardo la moneta debito Però questo riguarda eh, l'olocausto di 6 milioni di ebrei, un dato ricorrente. Vorrei sapere se è possibile spendere qualche parola riguardo i 6 milioni di ebrei che ha accennato. Dove, Dove sono qui? siamo? Sono qui? Ah, lì sì. <ride> ha prima e anche ai, ai. I 6 di ebrei che ha prima e anche in qualche altra conferenza, mi sembra. Prima ho accennato i 6 milioni appunto perché Elena Levental aveva scritto quell'articolo dicendo che finalmente all'ultimo censimento gli ebrei erano diventati 6 milioni e rotti euro dicendo finalmente abbiamo superato i 6 milioni. Questa roba dei 6 milioni che ovviamente richiama immediatamente la Shoah È un numero strano Cioè che Come dire, non, finisce per non essere casuale mm, Un numero strano, che, vediamo Allora, noi sappiamo che la Shoah Volume bassino Bassissimo eh, Allora ragazzi dovete alzare l'audio voi Perché l'audio del video è al massimo Mi abbasso io di microfono mi abbasso io di microfono così voi potete alzare il volume generale del, del, del video. Ha eh, sterminato 5-6 milioni di ebrei, questo è il numero eh, che circola di più in assoluto. Il problema è che il fatto che 6 milioni di ebrei dovessero morire o sarebbero morti nell'Europa dell'Est veniva già scritto nelle riviste giudaiche e nei più importanti quotidiani americani 40 anni prima che Hitler facesse quello che ha fatto. Allora, io direi io direi, allora possiamo io mi rimetto col volume normale. Io direi che possiamo anche stoppare qui perché poi la le facce del Sì, le fa il dottor Cuscino sì. di <ride> Direi che possiamo stoppare anche qui perché poi era, è questa la cosa fondamentale, che, cioè la cosa principale di cui lui parla, no? il fatto che ci siano dei quotidiani che anche 40 anni prima ne parlavano, questo numero che ritorna, questo numero che in realtà è, sembrerebbe una profezia, non so se fa anche dei riferimenti biblici su questo, su questo numero, eh, non ricordo. Eh sì, li fa. Li fa? Li fa eh... Ti ricordi sì. qual erano o lo, lo vogliamo sentire? No, se continui forse okay. potrei Vado, vado avanti col video. Mi pare, mi pare la verità: che... anche molto prima, già da fine 800, soprattutto lì nelle riviste giudaiche, si scriveva che in Europa 6 milioni di ebrei sarebbero morti. Io vi leggo soltanto alcuni, qui però vi leggo quelli ufficiali dei quotidiani importanti americani, e tutto il resto l'ho pubblicato in uno dei miei lavori. Quindi avete tutti i riferimenti. Il Sun del 6 giugno 1915. Scrive che 6 milioni di ebrei in Russia sono perseguitati, umiliati, fatti morire. Il New York Times il 18 ottobre del 1918 scrive che 6 milioni di ebrei in Europa hanno bisogno di aiuto. Il 8 settembre 1919, sempre il New York Times, scrive che 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati. 8 settembre 1919. New York Times, 12 novembre 1919. 6 milioni... Dopo? Okay, vuoi dire qualcosa. Sì, mi pareva, no, mi pareva che citasse dei... Sì, dava, deva, dava anche Le, delle conferme sì, biblico eh. per rimarcare la questione. Sì, mi sembra. Sì. Beh, sono quattro minuti di video, non lo so, magari poi qualcosa dice. Ecco, dov'è il problema in questo tipo di retorica? No? Qui siamo proprio nel complottismo più becero, eh, fondamentalmente. Eh, insinuare che eh, certe cose siano state in realtà concordate, ma anni prima, qui rientra nel, nella retorica di queste: eh, come dire. Governatori oscuri del mondo e del pianeta che hanno dei piani segreti da mettere in atto al di là del tempo, al di là dei limiti del tempo. Ecco, dov'è il problema qui? Bah, intanto, prima di tutto, ha dimenticato di citare che giornali dell'epoca c'erano che riportavano tante cifre: da 1, 2, 3. Poi qua noi quattro, li abbiamo aperto questa schermata. Purtroppo è un sito a cui si accede a pagamento. Quindi quello è uno screenshot. Um, quindi purtroppo non posso darti dei link migliori proprio delle... Vabbè, ah questo è uno screenshot che se volete poi ve lo mando nel gruppo Telegram, così potete vedere. Ci sono elencati tutti i diversi quotidiani eh, che portano effettivamente poi numeri differenti da quelli che, che ci danno eh sì. quindi... quindi basta prendere solo quelli che parlano di 6 milioni e, lì, tra l'altro in contesti totalmente diversi, quindi nessuno di quelli, cioè, o non tutti que di quelli dicono… Che 6 milioni sono destinati a morire. Magari qualcuno dice 6 milioni di ebrei, eh, dice. Povertà. Eh, Povertà. Esatto. 6 mil... esatto, quindi. E poi, sì, però, la già... cosa eh, essenziale è che non ci sono solo i 6 milioni menzionati, ma sono menzionate tutte le cifre possibili, dall'1 sì. al, al 7. Siamo quindi, nel fuori. cherry picking proprio, ma, proprio elementare affatto. proprio. Sì, sì. Allora, la profezia che lui eh, citava è che qualche rabbino ha notato che a un certo punto della, in un passo della Bibbia manca una VAV, una lettera che eh, ha come valore numerico 6. Quindi se qualche rabbino dopo la, Shoah, dopo la Shoah ha detto che quella lettera mancante di quella parola biblica simboleggiava i 6 milioni, al massimo è l'opinione di quel rabbino lì. Cioè, non è un dato oggettivo. Come al solito, pro profezie postume. Cioè, postume. dopo che accadono gli eventi vai a cercare la... Ma poi soprattutto, lui diceva, va sempre contro le religioni, però se un rabbino se ne esce con una opinione tirata fuori con, delle, con dei magheggi sulle lettere... Sulle... Allora, questo in questo caso va bene. In questo caso prendiamo quello che dicono i religiosi, perché, perché sì... Eh certo, è l'uso degli esperti o delle, eh, o delle nozioni accademiche a proprio uso e consumo, cioè quando confermano la sua narrazione, allora sì, allora lì sono degni di attenzione e di, eh, di autorità, mentre se invece vanno contro quello che dice lui, eccolo lì che sono grande The grande The Mutant, grande The Mutant staff, staffer del server Red Dead RP dove gioco anch'io, Deadwood bella doc e, allora, eh, sì, stavo, eh, sì esatto no? stavo dicendo appunto l'uso e consumo del, delle fonti accademiche in base alla sua narrazione e avevamo, Aspetta, avevo una domanda da, da Smui Ah, no, l'ho recuperata. Puoi chiedere al prof. Cuscino dell'associazione di Dio che in realtà erano sovrani, re eh, eccetera, di epoche diverse in campo accademico? Nella Bibbia, questo aspetto è studiato, discusso o non ha nessuna rilevanza? Allora, eh, uh, intanto non sono professore perché non voglio fare come. <ride> esatto, non, non millantiamo titoli non mi... come altri: come altri, senza fare nomi. Tanto lo, lo stiamo già facendo il suo nome abbondantemente, quindi direi che. No, allora, eh, senti, in realtà qual è stata proprio la conclusione della mia tesi di laurea di cui parlavo prima? Perché ho detto che a differenza delle, dei testi di apparizioni divine, eh, per esempio dell'ermetismo o comunque dell'epoca ellenistica, eh, che parlano appunto di ascesa al cielo e di visioni beatifiche, le visioni divine nella Bibbia somigliano molto molto di più hanno proprio le stesse modalità di un uh, suddito che si trova davanti a un re. Sì, esatto. Il, uh, infatti, quando per esempio ho preso il capitolo 6 di Isaia o il capitolo 1 di Ezechiele, famoso interpretato in chiave fale ah, astronautica, sì. eh, il tema ricorrente era questo qui, cioè Dio non appariva, per, non appariva perché magari il la persona andava, saliva in cielo e aveva questa visione beatifica. No, eh, Dio appariva per dare al, um, al profeta di turno un messaggio da consegnare al resto della popolazione. Quindi, okay. come quando un re convoca un, una persona per dire: Ok, vai a dare questo messaggio agli altri. E, e, almeno questo è nella Bibbia. Nell'apocrifo di Enoch, nel primo Enoch. Um, anche lì Enoch, questa volta non, è, non viene convocato da Dio, ma è lui che va da Dio, però anche, anche lì per portare il messaggio da parte di questi vigilanti caduti. E quindi lui si scrive questo messaggio, uh, dice proprio che prende nota, poi fa delle pratiche per uh, cadere in trance o addormentarsi, uh, va in questo tempio celeste. Um, riferisce il messaggio a Dio, Dio gli riferisce il messaggio di risposta e lui lo riporta. Quindi queste sono le visioni di Dio nell'ebraismo nell antico, poi ci sarà la Kabbalah. Sì, esatto, cioè... Beh, ma tutta la storia di Mosè è quella, no? Mosè è convocato sul monte, Dio parla con Mosè, è sempre Mosè che deve riperire cioè. al popolo, cioè, Dio non gli parla mai al resto del popolo, cioè. Cioè, è sempre tramite Mosè, come se Mosè... Cioè. Cioè, sembra, lì sembra proprio che Mosè si è inventato una cazzata, si è inventato la storia di Dio per tenere per darsi autorità e governare il suo, il suo gregge, no? È proprio così. Eh, Mino, allora, i miei streamer preferiti, buonasera Sanietto. Allora, no, avevo letto una cosa... Mh, eh, allora, riguardo ai messaggi di Dio, c'era scritto, non mi ricordo chi l'ha scritto, dice, ma non poteva mandargli un Whatsapp sulle foto? <ride> Poi abbiamo eh, bidagli tutti ha Ma la, alla, aspetta, no, prima volevo leggere una cosa di Fabere che era importante riguardo a quello che stavamo raccontando prima. Del complotto dei 6 milioni. Ma è un complotto che gira: vogliamo, vogliamo dire da che ambienti viene la teoria del complotto? Questa qui è un complotto che gira in ambienti nazisti su, giri, su siti tipo Stromfront. Non so se questo sia un uh, sito di estrema destra. Eh sì, eh sì. Tu hai visto The Boys? Sì, ah, che eh, è vero. Cacchio, adesso ho collegato. Adesso ho è... collegato. Non spoileriamo, però non è un caso che un personaggio si chiami proprio così. Ed è fatti, sì, ed, è proprio, eh, ed era proprio collegata. Eh, okay. eh, in soldoni, sei uno staffer di Dio esatto. Poi c'era la domanda di Bidagli e tutta. Ma alla conferenza di Biglino non ci vanno mai dei contestatori che gli facciano delle domande scomode? Ormai intanto non fa più conferenze, eh, non credo, allora una delle persone che mi hanno parlato di Biglino quando ancora non lo conoscevo era un mio collega di dottorato, eh, però vabbè abbiamo fatto lo stesso dottorato però in specializzazione diversa, lui in antropologia, eh, che era andato in una conferenza di Biglino per curiosità, per, proprio in quanto antropologo, mi ha detto che l'atmosfera la, che si respira è veramente quella da setta. Cioè ha detto che nelle conferenze c'è veramente un'area di complicità tra tutti. Eh, infatti quando gli ho detto, all'epoca stavo a Roma, eh, beh allora andiamo, ho detto, guarda, non, non ti conviene perché verresti linciato. Cioè, dal, dall'atmosfera dall che si crea, non aveva proprio la netta impressione che qualsiasi contestazione sarebbe finita male per il contestatore. Guarda, io ci sono stato ad una conferenza di Biglino, posso confermarti che c'è un rigoroso silenzio ad ascoltare, perché sono tutti lì ad ascoltare con la, la voglia di sapere quello che il profeta sta rivelando in quel momento. Cioè l'atmosfera è quella lì. Ma che vuoi? Che vuoi? Scusa, c ho, c ho, c ho il cane qui. Vai, vai, vai. L'atmosfera è esattamente quella. Eh, nel fumetto... Ah, vabbè, tanto questo... No, spoiler! Non, spoiler, via! Vai, ah, ah, Banniamo il moderatore, non lo posso bannare. Eh, <ride> vediamo se ci abbiamo altre domande. Dio timido si nasconde dal suo popolo perché timidezza era nudo. Eh, sì, sì, sì. Sempre, Dio sempre, si fa parlare sempre da altri, ma che, che appare lui a tutto il popolo. Billino is the new Mosè. Allora, allora, e questo è, questo è un altro degli aspetti complottari di, di questo personaggio che fanno molto presa sul pubblico, perché poi ecco, queste sono narrazioni che vanno alimentate continuamente, no? Eh, non basta la semplice. Ehm, la, la semplice trasposizione dio alieno eh, c'è sempre bisogno di roba nuova perché tu gli stai raccontando una storia quindi la devi alimentare continuamente è come vedere una serie tv tu poi vuoi, vuoi vedere la puntata dopo non è che ti fermi alla prima puntata e il pubblico vuole vuole nuove informazioni, vuole nuove rivelazioni vuole sapere altre verità di, di eletti di eletti Tutte verità che come in questo caso, uh, perché poi la retorica è sempre quella, sono verità che in realtà sono sotto gli occhi di tutti, ma guarda un po' nessuno, le le nessuno riesce a, a leggerle per come sono, nessuno riesce a trovare il filo conduttore e c'è bisogno dell'illuminato, del risvegliato che ti dice guarda, queste sono, le mettono apposta sotto gli occhi di tutti perché così, così le nascondono meglio, no? Questa è un'altra cioè, sì, a, a proposito di complottismo. Um, sì, uh, c'è una grossa contraddizione. Per esempio, in quello che dice quando dice che um, allora, uh, la Bibbia non parla di roba trascendentale, secondo lui. Sì. Non parla di trascendenza, non parla di spirito. In realtà, sì, vabbè, non parlerebbe di eternità. In realtà sì, um, e quindi questi concetti sarebbero stati aggiunti dai teologi. Per controllare le masse adesso io non, onestamente intanto non capisco perché se allora nell'ipotesi nel quadro no? nella premessa noi siamo uh, noi siamo stati creati degli alieni e gli alieni stanno qui quindi noi saremmo le loro cavie del laboratorio perché dovrebbero nascondersi perché dovrebbero complottare dietro le quinte quando poi Farebbero prima mostrarsi in tutta la loro potenza, la e... superiorità, la loro superiorità <ride> che fai? No, che ti... invece no, devono complottare, poi eh, avrebbero nascosto um, il le, le robe nel testo, che, però, il testo lo tenevano per conto loro. Non facevano prima a scrivere un altro testo, a parte rispetto alle loro cronache di fatti veri, che sarebbe la Bibbia. Cioè, sì, perché esatto. non dare un testo in pasto al pubblico e tenersi per sé quello. Invece no, hanno nascosto le cose nel... um, però, nella lettera, chiaramente nel testo. Cioè, non, sì, non, sì, non eh, sono lì. Dire. Sono lì. Basta, basta saper leggere Col, con la mente aperta. Ah, con ecco la mente io. aperta, eh. Eh, no. ah, ecco Guarda, sono, sono due tipi di lettere: c'è cioè, la lettura con la mente aperta, da parte dei, dei pseudostorici e dei complottisti, e poi c'è la, col... cioè, la lettura col cuore aperto, che è quella da parte dei religiosi, perché sono... cioè, bisogna avere delle cose aperte per, per riuscire a capire i segreti di questi testi. Le... col cervello, però, nessuno legge mai, eh? questa è una cosa che. Gli è... occhi del cuore. Con gli occhi del cuore, è vero, è vero. <ride> Ci sono due vie del complottismo: o ti assorbe o ti salvi guardando un video di Osa Sapere. Cioè, padre, ti ho mandato un link su Telegram. Io ne prendo uno. Fammi sapere se ne vuoi uno anche per il dottor Cuscito. Allora, fatemi vedere un attimo che cosa mi ha mandato Spark. Vediamo se eh, sono, penso siano consigli per gli acquisti. Ah. <ride> Aspetta, eh, ne vuoi uno anche tu? Sì, A 40 euro c'è cioè le FOD, <ride> c'è cioè le FOD da indossare. A soli a 40 euro, 40 dollari e 80 centesimi. Sì, ma ne, regalere, ne regaleremo uno al dottor Cusci. Ah, a, propos a proposito di, di complotti. Eh, adesso ho chiuso, mi è apparso il, il post che hai fatto oggi su, su Instagram. Sì. Riguardo proprio il, il percorso che fa una teoria del complotto, no? Ce ne puoi parlare? Sì, allora quello schema che si vede lì l'ho preso da Umberto Eco, da, da questo libro che si chiama Sei passeggiate nei boschi narrativi, che è una raccolta appunto di sei saggi, di sei lezioni che ha tenuto ad Harvard tra, non so, negli anni 90, e il sesto saggio si chiama. Um, Protocolli fittizi, parla proprio dei protocolli dei Savi Anziani di Sion, questo libello antisemita, e praticamente sostiene che le teorie del complotto sono in realtà la stessa teoria del complotto, che però di volta in volta è stata aggiornata, è stata um, riscritta cambiando i protagonisti. Allora lui rintraccia l'archetipo della teoria del complotto in un brano del Conte di Montecristo. Dove c'è ah. questo complotto ordito nel Monte del tono, Allora, praticamente si vede... Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove All'inizio, allora, nel cerchio nero, quello più... l'ovale nero, quello più in alto a tutti, sì. c'è scritto, no, Diuma, il complotto di Cagliostro. Lì c'è il... Um, viene descritto, appunto, il, um, questo complotto. Ah, non è, quindi il... Um, vabbè. E, e niente, poi da lì... Chi ci ha aggiunto i Templari, chi ci ha messo invece Rosa Croce, chi ci ha messo la Massoneria? C'è stato un certo Biarritz, secondo Ovale, uh, che ci incomincia a mettere gli Ebrei, usando, mettendo anche un personaggio, un certo John, Sir John Ratcliffe, nei, nei libelli successivi fatti da altri autori, forse anonimi, questo John Ratcliffe diventa John Redcliffe, poi diventa Rabbi, Rabbi John Johnny Redcliffe. Redcliffe Insomma, alla fine si è arrivati con questo lungo percorso tortuoso ai protocolli, ai protocolli di Sion. E la mia tesi è che uh, questi. Quindi, in realtà, si parla sempre di questa elite di, di esseri, no? di persone che stanno lì a complottare dietro l'umanità, sarebbero depositari di conoscenze uh, sia esoteriche sia di qualsiasi tipo. E che con. Tirerebbero le fila del mondo, ne parla tra l'altro anche in quest'altro libro. In questo è un romanzo, si chiama Il cimitero di Praga, sempre Umberto Eco. Che, come spesso fa lui, non inventa quasi niente se non il protagonista che fa un po' da filo conduttore a storie vere, come succede per esempio nel um, Pendolo di Foucault, come anche nel Nome della Rosa, cioè a parti protagonisti che sono inventati, però tutto il resto che viene citato è tutto documentato anche le leggende nel caso di Baudolino, vabbè comunque. Uh, e quindi le, il complottismo billiniano alla fine ha aggiunto un altro tassello a questo filone, mettendo anche gli alieni dove c'erano gli ebrei, i gesuiti, i massoni, lui ci mette anche gli ebrei perché dice che ci sono alcune famiglie ebraiche che sono in combutta con questi alieni che ci avrebbero creati perché lui poi adesso non ne parla più, però lui, parla, lui dice che la, siccome la Bibbia parla di due stirpi, la stirpe del, della donna e la stirpe del serpente, e lui per serpente intende Enki, quindi sì. eh, un Anunnaki, insomma un, un alieno praticamente, quindi ci sarebbe una stirpe aliena e una stirpe umana. Lui va dicendo che anche, non so se si può pronunciare su Twitch, comunque il tizio con i baffetti alla Chaplin... Eh sì, vabbè, abbiamo capito. Vabbè, eh, non è che stiamo, lo stiamo omaggiando, che okay. è un riferimento Twitch? storico, ok. Sì, vabbè, però, quello no, abbiamo capito di, di chi stiamo parlando. Non stiamo parlando di Chaplin, quello con i baffetti però non era Chaplin. Eh, anche lui parla di due stirpi. Quindi il complottismo biglieniano sta nel sostegno, nel. L'alludere, non nel sostenere, perché lo sa bene che certe cose non vanno dette. Eh, esatto, lui la butta lì, tira butta, il sasso e nasconde la mano, così come dice. lei dice. Fa... No, ma io non sto dicendo. Eh, so, voglio però, insinuare che è, eh, però, però, però lo dice. Usa il verbo chiamare, usa cioè, eh, quindi si vede. E infatti, più di qualche conferenza, eh, veramente l'ho beccato in due conferenze diverse una domanda dal pubblico quando lui sta parlando proprio della cifra di 6 milioni delle due stirpi eccetera eccetera in due casi diversi c'è stata una domanda dal pubblico in due casi diversi lui ha detto le risponderò a microfoni spenti sì, sì è vero che significa? quindi se quello che dice a microfoni accesi è questo figuriamoci cosa dice a microfoni spenti un altro nel pubblico gli tirò fuori la teoria antisemita secondo cui gli ebrei ashkenaziti non sarebbero veri ebrei, sarebbero i discendenti di una popolazione che si è, che si è convertita all'ebraismo, secondo testi medievali, cioè i Casari. Questa teoria adesso non so perché giri così tanto negli ambienti antisemiti, forse è un modo per dire: noi in realtà non odiamo gli ebrei, odiamo questi impostori che si, eh, fanno finta di essere ebrei. In realtà, questa teoria è stata smontata abbondantemente dal punto di vista genetico. Cioè si vede che anche gli ebrei archenaziti hanno origini genetiche risalenti appunto all'area eh, della Palestina, insomma. Esatto, del... sì. Quindi questa teoria è stata già abbondantemente smontata. Però lui, eh, qualcuno del pubblico una volta lo dice, eh, ma allora si sta parlando di sostituzione, quindi la Shoah sarebbe stata fatta apposta per eliminare quelli veri in modo da, da mettere i kazari, no? quelli finti. Lui dice, eh quello sarà il passo successivo. Cioè non dice no, dice quello sarà il passo successivo. Ah. Proprio tanto, c'è chiara che ci consiglia una graphic novel uh, di Will Lesner proprio sul uh, il complotto uh, con introduzione di Umberto Eco sulla questione di Sion. Vedi, mm -hmm. ah, figo, figo, eh, riguardo sempre queste teorie antisemite perché poi Biglino strizza parecchio l'occhio all'antisemitismo eh, eh, proprio con, con questa roba qui. Con queste teorie c'è quella del. Uh, Uh, il, il debito uh, la moneta e il debito esistono dall'antichità fino a oggi ma Robiglino il debito eterno creato dagli Elohim non so se ah, l'avete mai sentito no questa mi manca, questa... Mi manca la, ascoltiamola ah, ma non, è, è da legge non c'è il, il video ah ok vabbè eh, la, la questione è quella del deuteronomio. Il di, tuo Dio, l'Eterno, ti benedirà come ha promesso e tu farai dei prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito, dominerai su molte nazioni ed esse non domineranno te. Cioè, la cosa più basilare di tutte è che se hai qualcosa non la presti a, a debito al tuo stesso popolo, ma la presti a debito ad altre nazioni. Non è che ci vuole un'intelligenza aliena per partorire questo sistema qui. Questa, per, perché io l'ho sentito Billino ne, ne parla in alcune conferenze, anche in quella dove sono stato io, lui ne parla spesso, di, ne fa, lo fa sempre questo esempio qui, per, per proprio riguardo al fatto che gli Edoim hanno eh, creato il sistema della moneta debito, come se questa fosse una rivelazione da, di, di una mente, questo sistema fosse la rivelazione di una menta aliena. Ma, cioè, ma ci vuole tanto per partorire un sistema, de, sistema del genere? Eh, il prestito a strozzo, sì, ma nel senso è una cosa tal tal talmente basilare. Eh, cioè, tal tal cioè dove è, dov è la, la rivelazione eh, oltre l'ingegno umano in questa roba qui? Am ampiamente. Come sì. Come quando dicono noi Sumeri hanno dei... avevano delle conoscenze astronomiche. Io mi sto appunto leggendo testi astronomici sumeri mesopotamici. Io sto... guarda caso non sto vedendo niente di alieno. Tutte sì. le conoscenze che trovo lì sono concetti che ci si aspetterebbe da gente terrestre. Esatto. È la che stessa cosa io quando più... ho letto ho letto libri accademici appunto sui Sumeri e facevo ma c'è qualcosa che non va cioè, no. Dov'è dov dov tutta questa sensazionali sensazionalismo ecco infatti Faber ci dice oh gli dei sumeri che hanno dato la zappa agli umani <ride> questo grande strumento che arriva oltre le galassie esistenti capito allora ma a proposito riguardo eh, gli Elohim che appunto governano il mondo eh, complottano eh, alle nostre spalle da tempo anche la domanda che fine hanno fatto questi Elohim <ride> lo vogliamo vedere che fine hanno fatto certo, questi Elohim certo. che abbiamo il video proprio che ce lo spiega prego come spiega il fatto che questi presunti Elohim non ne abbiamo allora, il pubblico chiede che si sente basso, ve lo dico. Cosa, come si spiega lei il fatto che di questi presunti eroim non ne abbiamo trovato nessuno? Se la domanda dal pubblico, non lo so purtroppo. Non lo spiego, o meglio, voglio dire. Non lo spiego, o meglio, e questi erano. Qualche decina, 200, 300, o se ne sono andati, o sono morti, o sono ben mimetizzati. Allora, um... vabbè, è stato detto pubblicamente a Firenze domenica, quindi lo posso anche ripetere pubblicamente io. Nel congresso americano ce ne sono due. Ma guarda con che serietà, poi dici una cosa del genere. Hai detto, si... eh no, non me lo spiego. Non... O meglio, ma è stato detto poi, con la, se... con la... Cioè, con la certezza. Vedete che impostazione? L'impostazione è visto. questa, è la verità. Non è l'impostazione, a ah, Bose ha detto, qualcuno ha detto che silenzio, pausa perché sono importanti anche le tecniche con cui fa determinati pausa, braccia ai sui fianchi so perdona, eh. sguardo fisso sul pubblico, quindi ragazzi vi sto dicendo la verità, questa è la verità nel congresso americano ce ne sono due Io mi... cioè ci vuole anche una certa capacità nel dire una cosa del genere non scoppiare a ridere nel congresso americano signori miei, ci sono due Elohim due però, di numero No, non ride, non ride. Sono seduti lì dentro Ma dove è stato detto convegno internazionale di questi temi qui dovevo te ho parlato anch'io Ma qua, c'è qua, anche qui c'è proprio la furbizia Qui vedi proprio io eh, nell'articolo se vuoi eh, lo possiamo scammare Ma si no Dov'è l'articolo quello su questa, questa roba qui? PDF, sì. Cioè che ah, stavi, sul PDF, che è vero allora aspetta, vediamo se me lo apre eh, da qui. Allora, lui dice: cioè, là mi sono. Poi ho detto: Vabbè, allora, cos'è questo convegno a Firenze? Di cui non so se hai notato cioè, si è notato. Insomma, era evidente. Non ha voluto dire il nome del convegno, perché poi, in base alla data del filmato, in base a, eh, ho visto qual era questo convegno ed era un convegno di ufologia. No, ovviamente. perché aspetta, prima ha detto. Con, hai visto, hai detto solo convegno internazionale convegno internazionale ha già tutto un altro tipo di, au, di aura. Ma quale scusi? Di questa roba qui dove ho parlato anch'io. Ah, allora là già si comincia a già comincia a essere un'altra cosa. Ed era un convegno di ufologia, però quindi, lui. Quindi di che stiamo parlando? però lui non ha detto che sono alieni. Cioè, no. tu, alla fine, cioè, tu, alla fine di questo video, dice lui può, può sempre dire, ma io non ho detto che sono alieni. Come lui non ha detto che Le Fode era un telefono, come certo. lui non ha detto che 6 milioni. No, lui non lo dice. Biglino ha studiato corsi di marketing perché vende cazzate molto molto bene. In eh... realtà sì, perché Biglino faceva. Eh... Non era una specie di venditore, venditore finanziario. Cos diciamo così, diciamo così. Eh, sì, diciamo, quindi, diciamo, le tecniche ce l'ha ha deciso se bere un cappuccino o un caffè, alla fine ho optato per il cappuccino. Il caffè lo faccio dopo. Ora vediamo se scatta la rissa con malere, come so, Sono le dieci e mezza. Ma un caffettino. Mo... No, adesso si sta bevendo la sua tazza enorme di camomilla. camomilla, una camomilletta, quindi no. Mi sembra che il termine tecnico sia Paraculo, c'è la, la specializzazione in paraculo. Allora, vediamo se dici altro in questo breve filmato. Il <susurra> ministro canadese. Ex primo ministro canadese. Ne no, sedono due. No, Secondo il parento presbiteriano padre stiamo Teologo, che fisico, specializzato nei rapporti tra scienza e religione. Esercita il suo ministero cristiano, quindi l'uomo di fede. Lui non ha alcun dubbio. Gli Elohim sono qui e stanno controllando tutto. Beh, lo lo ma chi è È un, un tizio, un, un uomo di chiesa. E se lo dice un uomo di chiesa, in questo, in questo caso è un uomo autorevole. Mentre se parla di altre robe è un ciarlatano all'ennesima potenza. No, ma poi secondo me, secondo me io non conosco questo tizio che ha citato. No, non anch'io. Però visto che... Se fa le stesse cose che fa con la Bibbia, cioè che si inventa delle cose che la Bibbia non ha mai detto, è facile che questa persona, questo prete abbia detto, abbia dato per certo la, la vita nello spazio, cioè nel, al di fuori del nostro pianeta, avrà detto sicuramente ci sarà la vita al di fuori del nostro pianeta. Secondo me avrà detto questo e lui ci avrà aggiunto il carico. Sì, no. sì gli, Elohim, gli Elohim sono qui e gli Elohim governano tutto. Eh, sì, ma passa il tempo a sparare merda sulla Chiesa, però crede a questo esatto. <ride> sì, capito? Eh, quando ha biglietto, manca la fede, mette in campo le figure che hanno fede. Ci sono i vlog così poi collabori con che cosa? No, sta parlando, non sta parlando Ah, ok. Mi bannerà prima o poi. Lui non ha alcun dubbio. E Megoglioni esatto. Sì, se lo dice lui, se lui non ha alcun dubbio, quindi è tutto vero. No, ha detto un ex ministro canadese, ha detto che nel convegno americano ce ne sono due. Ma lui, Però non l'ha detto così. però Lui ha detto: ce ne sono due. Ah, è sì, no, lui inizialmente che... ha detto sì: ha detto solo, ce ne sono due, lì, ce ne sono. Nel convegno americano ce ne sono due. Fine una certezza, una rivelazione della verità. Il dottor Cuscico è clemente. Secondo me si è inventato tutto anche il tizio di, 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 di cui parla. Ah, eh, ah invent... no, no. In realtà cioè, no, in realtà la cosa dell'ex ministro canadese: eh, sì, mi sembra sia sì. vera, ma, cioè, mm. ma l'ex ministro, ministro canadese non è che è sinonimo di eh, persona autorevole e, eh, al di fuori di ogni... L'ex ministro canadese può essere pure un coglione, perdonatemi, eh. è una persona di età molto avanzata. Eh, esatto, cioè, non è che, cioè, che se sei un po'. Anche perché basta vedere i nostri politici, ragazzi, non è che se sei un politico allora sei. Non facciamo noi, però. però, <ride> è... no, però in, proprio la persona in questione, l'ex primo ministro canadese, è una persona veramente in là con gli anni. Cioè, come fai a dire. Ma oh, guarda, poi eh, io ho visto, di, mh, ho avuto a che fare con qualcuno, qualche fan di Biglino. Mi ha detto, eh, ma l'ha detto anche, non mi ricordo che sia un russo, un diplomatico russo, un ministro russo, ma stava evidentemente scherzando, cioè si vede proprio che l'intervistatrice gli fa una domanda, lui risponde a ah, certo, sono stati gli alieni ridendo, è stato preso invece, cioè, davanti a quello che, cioè, vedi proprio che sono, cercano qualsiasi appiglio per, per credere. Ma poi scusate, ma, cioè, io moi volevo chiedere a chi crede a, a... scusa, infatti gliel'ho detto. Ma scusa, ma ti pare che è una cosa così segretissima? Un segreto. Questo quello va a dire così invece. A, a tutti, no. eh, questi sì. sono anni che complottano per mantenere cose in segreto. e eh, Arriva uno, l'ex ministro canadese lo rivela al mondo. Grazie del follo, Reddito di cittadinanza. Poi abbiamo Deep VoIP che ci scrive per la prima volta in chat. Una delle tecniche usate spesso dagli indottrinatori consiste nel fornire, nel fornire N elementi di discussione, condirli eh, di un contesto e di elementi di unione e lasciare poi che sia il pubblico bravissimo a fare il lavoro sporco, ossia unire i puntini e trarre le conclusioni. Eh, sì, perché anche così crei nel pubblico anche la. Eh, i, il sentimento di aver scoperto qualcosa, di esserci arrivato te lo, te lo aggrazi proprio. È sostanzialmente l'atteggiamento tradizionale di chi commissiona un'azione a, te, a terzi, restando sempre con le mani pulite. Vi ricorda qualcosa? Bravissimo, Dip. Grazie per averci scritto per la prima volta e averci scritto questa cosa qui. Ero curioso di vedere il film Creators, dove appare anche lui nel ruolo di se stesso, ma non ci sono ancora riuscito. Tu l'hai visto? No, ancora non l'ho visto. Anche io ero... Deve essere una monnezza quel film, ragazzi. Tu lo sapevi che ha partecipato a un film proprio... Allora, abbiamo un conchi sondaggio. Gli Elohim sono tra noi nelle Americhe, in Terra Santa, in Vaticano, sull'Everest. Li stiamo guardando. <ride> stacca tutto, stacca. Stacca, stacca. <ride> È come quando mia nipote dice andiamo a vedere che c'è là sì è esattamente curiosità ma voi prendete di mira Villino perché lui è il più conosciuto o ce ne sono altri italiani che hanno raggiunto un seguito di complotti alieni in religione o maggiori esponenti di queste cose sono straniere allora in realtà nel, della paleoastronautica ne abbiamo già parlato in linea generale anche con il dottor Cuscito anche il dottor Cuscito se ne è occupato se ne occupa ancora dei complotti che derivano da quella roba lì e per quanto riguarda autori italiani credo che lui sia il, assolutamente il massimo esponente italiano di questa roba vivente qui. Sì, Colosimo. Infatti domenica, a proposito spoiler, ci sarà un, un mio amico e collega che proprio si sta occupando accademicamente proprio della paleoastronautica e faremo una serie di live monografiche, una su Colosimo appunto, una su Fondeniken. Quindi eh, in realtà, è, sì, ci sono degli studi. Eh, poi nel mio caso, ecco, questo l'ho già detto più volte. Mh, lo ripeto, nel mio caso Biglino entra proprio nel mio campo cioè lui si occupa di ebraico e io sono un ebraista Quindi Con, col eh... fatto che lei ha fatto leggermente più di 25 ore di ebraico sì, ne ho fatte 26 e quindi questo mi permette di... buonanotte Enzo, alla prossima buonanotte eh, dicevo che era sotto gli occhi di tutti gli Elohim eh, adesso, ah, adesso c'è pure Red Ronnie, ah ma lo sai che c'è c'è stato un crossover adesso tra Bondani Ken e Biglino sì, Sto sì, sì. collaborando. Adesso. Chissà che cosa uscirà fuori, allora non dico di biglino. Però Fondeniken si sa che ha delle condanne per truffa, falso in bilancio. E... <ride> ma, guarda un po'. ma guarda, un po', si è trovato con Biglino, so. ma non facciamo spoiler! Strano, non facciamo strano, spoiler. Strano. Eh, ricordiamoci che gli alieni hanno portato il capitalismo. Si pierde il suo bottone volante. Albino è quello che ha detto ci sono i giganti perché ci sono cose fatte per i giganti come la libreria di Sydney. Sì, okay. ah beh, allora. vabbè. Un vloggino o un, bi un, un bigliano, che orrore. Bigliano come è visto all'estero? Non ne ho idea, lo sai. Come in Italia? Come in Italia, eh, come in Italia è vago perché nel senso c'è eh, chi lo sa e chi lo eh, deriva. Sì. Eh, quelli che lo sanno sono molto molto pochi cioè scusa il contrario voglio dire, quelli che lo criticano sono molto molto pochi e, eh, guarda proprio ieri un mio amico che sta a Tokyo da tanti anni gli ha detto che un, ha conosciuto un giapponese che parla un po' di italiano e gli ha consigliato dei video di Biglino ah <ride> un giapponese che parla un po' l'italiano mamma mia ah ci fanno una domanda che allora dottor Cuscio che ne pensa delle apparizioni mariane a Fatima che sembrano ufo? Non lo so, non è la prima volta che sento. Ah, è qui. la prima volta che, che si imbatte nelle apparizioni italiane in chiave ufologica. Sì, sì, cioè so del sole, aspetta, era Fatima che c'era il sole che si muoveva. So che anche a Megugori dicono che c'è il, il fenomeno del sole. Però veramente non, non lo so, ignoro totalmente. Quindi non... Ah, grazie Tipp. Dopo correggo, grazie mille. Eh, sei un troll, io quando vedo... Vale, però vediamo se ci abbiamo... Ah, ragazzi, se avete altre domande che magari me le avete fatte prima e me le sono perse mentre parlavamo, eh, sparatemele adesso qui in chat. Magari usate pure i punti preghiera così le, le vengono evidenziate e le vedo. Allora, abbiamo altre cose da, da snocciolare questa sera? Ah, ah, prima di allora passare sì. alla, alle domande. Allora, sì, abbiamo detto sul complottismo, quindi gli alieni al posto dei... Dagli ebrei o in combutta con gli ebrei. Sì, il fatto che cosa hanno in comune la pala astronautica e il complottismo? Entrambi danno una risposta di comodo. Ah, ah la Torre di Babele non abbiamo detto. Ah, è vero, c'è la Torre di Babele. È vero, c'è anche il video pronto sulla Torre di Babele. Dov'è? Eccolo qui. Ah, beh, dura pure poco. Ce lo vogliamo vedere prima di. Come vedere il miracolo del sole quando vi pare al modico prezzo di probabili danni alle corne? Fissare il sole 15 milioni lo, ved minuti, lo vedrete brillare non poco. Sì, esatto, perché poi il, è bellissimo il miracolo di Fatima del sole: dove, sulla folla di 70.000 persone in 200-300 hanno visto il sole muoversi, ed era gente che stava fissando il sole senza protezioni quindi <ride> grazie a cazzo che vedi il sole che fa dei giochetti che balla e che si muove se fissi il sole con gli occhi qualcosa è normale che vedrai ma più che altro vedrai la tua retina a bruciarsi allora vediamoci un attimo al volo questo video sulla torre di Babele poi ne parliamo allora per quanto riguarda la torre di Babele la Bibbia ci dice che questi, questo popolo, questa gente che si era riunita e se andiamo qui nei racconti extrabiblici o anche per esempio in Giuseppe Flavio eccetera si dice che c'erano dei popoli che avevano ricevuto l'ordine di non riunirsi ma questi contrariamente all'ordine ricevuto si sono messi assieme in un'alleanza e c'è scritto che costruivano, hanno costruito, stavano costruendo un centro abitato con una torre con la quale arrivare al cielo. E anche questo viene interpretato in termini allegorici e metaforici come l'arroganza dell'uomo no? che costruisce una torre per arrivare al cielo. E arrivano quegli altri e gliela distruggono e li ridividono in modo che questa alleanza non si formi più. E quindi dividono le lingue. La cosa curiosa è che... Siccome questi costruis, diciamo, costruivano una torre che avrebbe consentito loro di arrivare al cielo, che cosa poteva essere questa torre? Visto che era costruita all'interno di un centro, dove, come dire, un centro dove si andava ad abitare con questa roba che serviva per arrivare al cielo. Cioè, io, io mi chiedo, facendo sempre quei ragionamenti da stupido, se io voglio avvicinarmi al cielo. Invece di impiegare un sacco di mesi a costruire una torre alta 200-250 metri, in due ore salgo su un'altura di 700 metri a piedi e sono tre volte più alto della torre che avrei costruito in cinque mesi. Oppure salgo su una montagna alta 3.000 metri, visto che avevano al nord le alture dell'Urart. Quindi è chiaro che è una cosa ridicola no? pensare che costruiscono una torre per salire. Cioè... Ma perché? Poi mica ce l'avevano dietro l'angolo. Cioè, sì, e poi la mi... cazzata Salire su una montagna di 3.000 metri, poi certo. Mica c'è il 99% di possibilità che muori mentre <ride> lo fai, no? No, questi vabbè, vado a fare una passeggiata sull'altura a 3.000 metri. La lettura accademica. C'era una stele con un'incisione di un re babilonese che si vantava di aver fatto opere edili con gente da tutto il mondo conosciuta da loro. Il brano biblico è una parodia di quello. Io vado in pianura, costruisco una torre di 200 metri quando posso andare su una, su una collina di 500. Ci vado in due ore, no? Ok, quindi è chiaro che non si riferisce a quello. Ah, è chiaro, questa è la spiegazione sul fatto che non è vero che stavano costruendo una torre. Ovviamente. Visto che lì si era nel periodo in cui loro si combattevano tra di loro con le loro armi, la cosa più probabile è che quella fosse una rampa di lancio. La più probabile, la, cioè, questa è la pro, questa è quella probabile. Mentre quella improbabile è che stessero costruendo un tempio come l'umanità fa, fa da sempre, no? Quella è una cazzata, quella è una cosa stupida. Invece, costruire un ra. Ma poi scusa, ma che te. Cioè, quelli erano gli Elohim che si stavano battaglia loro. La, la lampa di lancio dovrebbero essere fatta gli esseri umani. Cioè, c avevamo, c avevamo già quella tecnologia. Noi e eravamo in grado di costruirci una rampa di lancio con i mattoni. Con i mattoni. <ride> che cazzo, la facciamo? La rampa, di... che andava a, a bitume invece <ride> che col kerosene ci mettevano lo, lo sterco di vacca. Come... Allora per... è finita, è finita. Uh. La rampa di lancio aeroporto era troppo prevedibile, no, perché era, era, era descritta come torre, quindi verticale, non poteva dire aeroporto. Aveva, aveva dire eh aeroporto. Certo, certo. Tra l'altro, mi ha detto un Gianluca Vici Torrigiani che saluto, è uno sceneggiatore, fa fumetti praticamente. Con cui abbiamo fatto delle live, una serie di live con, anche con un egittologo. Abbiamo parlato anche della teoria degli antichi alieni. Lui mi ha detto che questa cosa della torre di Babele come rampa di lancio, l'ha presa da un fumetto che andava molto di moda in Italia negli anni 60-70, di cui mi dimentico sempre il nome perché non è dei, dei fumetti che conosco io, quelli famosi tipo Dylan Dog, però lo era all'epoca, eh, però io non l'avevo mai sentito. Fatto sta che anche lì è la più probabile perché l'hai letto in un fumetto, fammi capire com'è. Com Intanto se, vedo se abbiamo Cosa servono le Cosa ti servono le case quando hai le grotte Esatto, cioè la retorica è la stessa Perché sì. mi devo mettere a impegnare A fare una casa con i mattoni quando c'è una grotta Vado lì, abito lì <ride> Che cazzo Cioè è il ragionamento anche è interessante no? Che dà uh, come opzione Stupida quella di costruirsi una torre per il semplice fatto che eh, l'essere umano però, si è sempre costruito monumenti per la grandezza dei re, degli imperi o per eh, eh, innalzarsi, a, per fare omaggio alle divinità e quant'altro. No, quella è una cosa stupida quando effettivamente è una montagna a 3000 metri, in due ore ci arrivi, no? Quindi è una cosa stupida costruire una torre. Mentre la cosa probabile è la rampa di lancio, il razzo spaziale. Ma come c'è, cioè, come... Come, come può essere credibile una cosa del genere, un racconto del genere? Eh, guarda, poi, ma poi guarda, gliene ho, ho sentite dire tante. Poi all'inizio io neanche mi insegnavo. Poi adesso, quando ho fatto quell'articolo che ti ho mandato, poi avevo già cominciato a segnarmi dove le diceva, in modo da mettere riferimenti, no, perché non è che in un articolo accademico certo. può dire non è un articolo di Paleastronauti, è <ride> quello che vuoi. Devi documentare te. Però glielo ho sentito dire così tante. Tipo per esempio, una volta che eh, dice che stava in treno, eh, entrò nel treno e ha visto che la gente tende a stare separata l'uno dall'altro, chiaramente prima della pandemia. E dice: eh, ma qui mi sono accorto che l'uomo non è un animale sociale, noi siamo stati. E quindi poi parte con la complottata aliena, Siamo stati creati. Siamo a... stati creati, non eh. siamo, siamo addomesticati. Ma, ma animale sociale non significa che vogliamo sempre stare tutti azzeccati. animale male. sociale, se bene, abbracciamoci eh. tutti. Non significa quello, significa che c'è stato qualcuno che ha costruito il treno, qualcuno che lo sta, sta dirigendo il traffico, qualcuno. Cioè la divisione dei compiti, quello significa essere un animale sociale, eh, però le butta così e vedi che eh, veramente il resto. Il fatto che nessuno, resto basito, è fatto che nessuno nel pubblico abbia detto scusa, ma no. Ma che è... È sta cazzata? <ride> o quando dice che l'ebraico non sarebbe polisemico, l'italiano è ancora più polisemico e fa l'esempio del, del, dello spirito, no? che dice che, per esempio, ah, fa sì, lo sento esempio dello è una persona di spirito, le pesche sotto spirito. Uh, e fa altri esempi no? con, con questo termine, uno spirito di squadra. Dice allora, se un giorno tra duemila anni uno dovesse trovare un, un barattolo dove c'è scritto pesca e esatto spirito uh, dirà ah, ma qui ci, ci sono i fantasmi, ah, tutti a ridere. No, il filologo sa che spirito ha diversi significati, che sa, sono riconducibili tutti allo stesso, tra l'altro, è proprio il palestronautico <ride> che, che non capisce, capisce quello che vuole capire lui. Eh, allora, però veramente questo significa però che non ha mai aperto un libro di linguistica in vita sua eh, e nelle conferenze dice veramente quello che gli passa per la testa. Eh, eh, tutti che pendono le sue labbra! È veramente impressionante. Allora, cioè, abbiamo, abbiamo, faccio, faccio l'oste. Grazie del follo. Uh, il discorso eterno non c'entra nel discorso alieno. Lui specifica che per propria natura l'essere umano rispetto all'animale non è spinto a conoscersi in una situazione di vicinanza forzata. Ah, abbiamo... Mentre gli, gli altri animali sì, ma non è affatto vera questa cosa. Uh, faccio l'oste. Lo eh, faccio l'oste. Sei senza, se, senza, senza attacchi, senza prese per il culo. Sei uno che eh, segue Biglino? Magari così cioè, ci puoi fare, puoi fare delle domande, eh, e la live diventa anche più interessante. Ma puoi dire quello che vuole perché il suo target ha una cultura bassa, no? Non è, non è mh, il fatto della cultura bassa, non è, non è mai l'elemento portante di certe, di certe teorie. Cioè, sì, sicuramente funziona anche per, cioè, funziona su chi ha una cultura bassa, ma non è quella l'unico comune denominatore. Infatti, conosco laureati che credono alla paleostronautica e gente con la terza media che è scettica, quindi veramente sì, non è esatto. Eh, la metro puzza, che dobbiamo conoscerci in metro, puzziamo <ride> sulla metro. In effetti Spark ha ragione. Assolutamente no, ho seguito tutti i suoi studi perché è giusto capire tutti i punti di vista. Ok. Eh, allora, ragazzi, visto che avete fatto delle domande, vediamo se riesco a recuperarle. Allora, domanda: i graffiti, esempio, come quelli de, del Tassili, come molti altri, ritraggono forme molto strane. Quindi chiedo: avevano molta fantasia o facevano uso di stupefacenti? Voglio dire, cosa hanno realmente visto? Grazie per la risposta. Eh, allora, forse si riferisce a quelli preistorici o Tassili, non so. No, non lo so, però penso una... sì, si riferisca comunque a, sì. a graffiti preistorici, tribali, roba, eh, cioè... eh, e roba. In realtà, sì, nel senso, facevano uso di stupefacenti: assolutamente sì, eh, face... anche gli stessi israeliti facevano uso di, di, di stupefacenti. Sono state trovate tracce no, di, di marijuana, di erba negli, negli altari, sugli altari. De dei reperti archeologici del, del, del popolo di Israele, quindi tutti i popoli primitivi facevano uso di stupefacenti, non è, non è che ce ne dobbiamo meravigliare. Eh, ma non, dottor Cuscio, ma non trova strano che lui traduce a modo suo solo alcune parole, mentre altre non le tocca proprio, lasciandole esattamente tradotte come sono? Sì, Reddito, questo l'abbiamo detto anche all'inizio, forse sei, sei arrivato dopo. Sì, vabbè, è, gi è giusto invece così, perché a parte che alcune parole le devi per forza tradurre così, tipo le congiunzioni, tipo le preposizioni, là c'è poco da girarci intorno. Ma funziona meglio se metti qualcosa di vero e ci aggiungi del tuo e non specifichi quale, <ride> quando ci stai aggiungendo. Del tuo. Esatto, qual è la tua e qual è quella. Funziona ah, molto di più così, perché un conto dire, eh, la Bibbia parla di alieni, un conto dire, eh, ma la, prendere l'esempio... Che esiste davvero nella Bibbia della Torre di Babele. E dire: no, ma la cosa più probabile è, e ci metti la tua teoria, lasciando il testo con me, oddio, sì. Esatto, più o meno. meno. Domanda, Bellino con gli Elohim, Latonini con quelli che vengono da Nibiru, bon Giovanni che pure conosce gli alieni senza contare Red, no, Red Ronnie, Serenca con Gli italiani. Secondo lei, questi alieni sono in realtà sempre gli stessi? Sono in combutta tra loro o semplicemente sono diverse forme dello stesso marketing? Hanno, almeno hanno origini comuni? Eh, Sull'ultima domanda, origini comuni? Sì, la fantascienza, esatto. Eh, non so, allora, secondo Beglino, almeno nei primi libri, lui, per lui, lui fa proprio l'equazione: gli Elohim malieni, eh, biblici uguali agli Anunnaki sumeri. Quindi eh, i primi due sono uguali, gli Elohim biblici. Sui rettiliani e sugli altri, eh, dipende, secondo me, se tu chiedi a, a... dipende a chi chiedi, perché se chiedi a David Icke ti dirà no, i rettiliani sono rettiliani, se chiedi a un altro ti dirà... No, ci sono diverse razze quindi sono gli Elohim sono una cosa, gli Anunacchi sono un'altra, i Rettiliani un'altra ancora, un altro ti dirà. Quindi, tanto è una cosa così vaga, come abbiamo detto prima, no? quelli che complottano possono essere o i Templari o i Massoni o i Gesuiti. L'importante è che complottino. Importante sì che ci sia quella forma lì di società segreta, di ordine segreto che manovra le sorti del mondo. Allora abbiamo due, abbiamo due domande interessanti. Eh, allora leggiamo prima questa di Faccio, Faccio Loste. Eh, sono arrivato tardi anch'io, quindi pongo una domanda. Per voi, quindi, i testi sacri, cosa sono? Eh, vuoi rispondere prima a lei, dottor Cusci, lo rispondo prima io? Sì, eh, beh, ehm... sono... Vabbè, io... Vabbè, si è, si è la risposta accademica, eh, la risposta, eh, la risposta. Eh, Vabbè, eh, l'atteggiamento adesso non so se lui sappia, insomma, io sono un ebraista quindi quindi mi occupo di testi antichi. Dal punto di vista accademico, eh, abbiamo fa, detto all'inizio della live che il mondo accademico si, non, si, ma, non si pone i problemi su, sulla sacralità o meno. Un testo, cioè un, un testo viene analizzato eh, in base al proprio contesto, in base alla cultura che lo ha prodotto. Quindi un testo è considerato il prodotto di una cultura, né più e né meno. L'errore della paleastronautica è confondere il prodotto con la cultura, di una cultura con eh, la realtà dei fatti prodotti della cultura sono i fumetti, sono i film, sono i romanzi, non sono solo le cronache. L'errore, uno degli errori proprio di fondo, di base, nella paleoastronautica è fare questa confusione, prenderli per cronache, assumere che siano cronache veridi, veridiche, assumere che la gente dica sempre la verità, cosa che francamente sì, esatto. fa un po' contro la mia esperienza personale, adesso non so voi, ma... Um, quindi cioè, non sono ritenuti sacri, sì, eh, non contengono, nel, contengono qualcosina di vero, e l, come si fa a distinguere quando dicono il vero e quando no? È facile, cioè, facile a dirsi, ma non a farsi, è quando si trovano le prove concrete e indipendenti di quella singola affermazione, quindi non si, ne, non si deve fare neanche l'errore per cui a. Ah, Qui dice il vero, quindi tutto il libro, tutta la Bibbia dice il vero, non bisogna neanche fare questi errori, quindi ogni singola affermazione va verificata con prove concrete e indipendenti, cosa che la paleostronautica non fa minimamente. Esattamente, esattamente. I eh, testi sono testi propagandistici atti a dare una visione del mondo comune a tutti, regole e senso di tribalità e collaborazione gli, eh, uniti contro gli altri. Eh, domanda di Conchi: eh, Ma quindi gli antichi israeliti credevano in Adamo ed Eva o li consideravano delle allegorie? Domanda per, per molti amici. Dice Conchi: uh, quindi ah, poi abbiamo un'altra sì, un domanda. Di faccio, uh, uh, guarda, secondo me. Aspetta, che la leggo. Eh, sì. Stai leggendo quella di Stai rispondendo a Faccio? Ah, che... Conchi, ok, vai, guarda. Eh... È complicato perché tu quando hai un testo davanti un conto ecco questa è un'altra cosa che si impara all'università un conto è il testo un conto la sua ricezione tu quello che poi l'unica cosa che puoi provare con certezza di un testo questo l'ho già detto altrove è che qualcuno l'ha scritto questa è l'unica certezza matematica assoluta che puoi avere eh, chi l'ha letto come l'hanno letto? Ci hanno creduto davvero? L'hanno preso come allegorie? Secondo me dipende anche lì da persona a persona. Come, come adesso tu vai tra gli ufologi, e eh, c'è chi ti dirà che gli Elohim erano gli Anunnaki, c'è chi ti dirà che erano rettiliani, ognuno ti darà una risposta diversa. Secondo me è molto probabile che se tu prendessi la macchina del tempo il cronovisore di, di Padre Cain, eh, secondo me avresti risposte diverse. Noi sappiamo solo che qualcuno ha scritto e non sappiamo con che intento, cioè almeno possiamo immaginare che l'intento fosse quello propagandistico, come diceva qualcuno nei, nei commenti. Eh, quando noi abbiamo l'inno nazionale, che dice l'Italia se destra eh, è, un, è una figura retorica. Eh, ci credevano veramente che l'Italia sia svegliata? Era una persona che si è svegliata, o, o no? È sottile la linea, non è facile, come quando, come quando si dice la Bibbia non parlava di trascendenza avevano una loro idea di trascendenza avevano una loro idea di divinità che ovviamente è diversa da quella nostra che siamo di un'altra cultura distante di migliaia di anni e di chilometri e per forza doveva essere diverso, è sbagliato anche qui, vabbè sto divagando però sto rispondendo un po' anche a sì, sì, Facciolotte no, è, è sbagliato leggere un testo con le nostre aspettative e dire ah vabbè ma questa non è l'idea Dio, che ci aspettiamo noi, quindi, quindi no, sono alieni. No, non... Non, no. Funziona proprio così, funziona. non funziona proprio così. Sì, esatto, perché poi eh, faccio l'oste. Mi hai fatto questa domanda mi fa capire eh, che in realtà non hai ascoltato quello che aveva già risposto il dottor Cuscito prima. Eh, lei è giusto dire che Biglino, quando dice che gli antichi descrivevano ciò che vedevano con il linguaggio del loro tempo,. Eh, ma ti ha appena detto che non descrivevano, non è che è un libro che descrive ciò che vedevano, eh, come ti ha detto appunto, il prodotto di una cultura sono anche i fumetti, i film, quindi anche le cose inventate, no? quindi anche un racconto semplicemente inventato. Poi ecco, parliamo anche del fatto che nella Bibbia eh, la maggior parte dei riferimenti storici. Eh, non, non trovano un riscontro con le prove archeolo archeologiche. Prendi gli ebrei fuggiti dagli Egitto schiavi in Egitto, non c'è. Prendi il libro di Josué Il libro di Giosuè che parla di tutte le battaglie che hanno fatto, delle città che hanno distrutte, che all'epoca in cui sono ambientati i fatti già o erano disabitate o semplicemente non c'erano. Quindi di che stiamo parlando? Come puoi trovare delle verità eh, assolute in un libro che non ne contiene? A me quello che, che mi ha fatto sempre specie di biglino eh, è il fatto che lui dice sempre: Ah, la Bibbia è un libro che non sappiamo chi l'ha scritto, eh, come sia stato scritto in originale, quando sia stato scritto, quali erano i termini originali, come lo leggevano. Okay, e, dice, eh, e questo dice vabbè come ci fai a tirare fuori una religione una cosa? non sai niente di questo libro e allora come ci tiri fuori gli alieni se non sai niente di questo libro come non ci puoi tirare fuori le ah, stronzate religiose non ci puoi tirare fuori neanche altre stronzate se queste sono le premesse che tu dai alla Bibbia che è un libro di cui non sappiamo niente che è stato riscritto, che è stato manipolato che è stato bla 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 però parla di alieni indiscutibilmente parla di alieni c'è cioè qualcosa che non va in questo tipo di retorica, no? ma poi, quella della, de, del trucco di quando dice uh, gli ebrei non avevano le, i termini per dire questo, e quindi, quando c'è scritto così bisogna interpretare cosa, intanto stai facendo rientrare dalla finestra l'interpretazione allegorica, di fatto, stai facendo un'interpretazione allegorica, ti stai distaccando con un pretesto, con una scusa. Dal, dal testo letterale perché stai dicendo: No, ma qui non c'è scritto torre. Dove c'è scritto torre, voleva dire rampa di lancio. E va bene. Ma così sono buoni tutti. Esatto. Posso, far dire, posso far dire a, a qualsiasi testo o qualsiasi cosa che dico io. Due, c'erano in, in ebraico i termini per dire venivano da quel mondo lì, da quel pianeta lì che girava intorno a quella stella lì. Ci sono tutti. Esatto. Terzo, se questi qui ci vivevano tutti i giorni con gli alieni. Ci hanno vissuto per secoli, non per due o tre giorni. Per come funziona la, la lingua umana il, o anche proprio l'intelligenza umana, inevitabilmente nel giro di qualche anno sarebbero usciti fuori i termini tecnici. Assolutamente. Come ce ne sono tanti per la pastorizia, per l'agricoltura. Dico in ebraico antico, guarda un po' che erano le attività che guarda caso risulta essere <ride> che, che facessero nel. Assolutamente compatibili con le attività dell'epoca, non abbiamo parla, termini parla. che riguardano la, la bioingegneria. <ride> Guarda un po', Guarda un quindi, po strano. Eh, quindi, sì, ci sarebbero i termini tecnici e eh, non ci sono. Biglino, per far eh, sì che la Bibbia parli di alieni, si deve inventare le interpretazioni eh, allegoriche, però non le chiama così: dice: Hanno usato Ruach per dire. Eh, Disco volante, no, non, non è così. No. È comodo così, <ride> esatto. È facile. Allora, dottor Cusci, io direi che, che ci siamo. Siamo eh, abbiamo esplicato abbastanza la, alla quest la questione. Eh, non so se lei vo voleva dire altro oppure si riserva la facoltà di rispondere in opportune sedi. <ride> come direbbe Guzzanti la seconda che hai detto, la seconda che hai detto. Allora, no. allora figlioli eh. Eh, tra poco il dottor Cuscito avvierà la sua live sul canale youtube quindi se volete vogliamo continuare no. la, la twitch eh scusa Twitch, scusate, infatti facciamo il ride quindi la live la sua live è sul canale Twitch, quindi adesso gli andiamo a fare un ride tempo che ci saluta, lui attiva la sua diretta, quindi ci spostiamo di là e se vogliamo continuare la discussione con altre domande e eh, eh, con altre interessanti interessanti questioni, eh, andiamo da, nella sua live a continuare a parlare di paleoastronautica, marche di Gover 9000. <ride> Vi eh, eh, è piaciuta eh, la live? Abbiamo un conchi sondaggio, Sì, No, peccato per Kaine. Lo raidiamo, banniamo Faber. questi okay? sì, sono i conchi sondaggi. Un mo poco... comincerà ad andare a scatti. Il ok, quindi tu hai, tu hai avviato. Tu hai sto avviato. avviando il cosa? Il OBS, live crossover, Padre Gai, dottor Cucci. Pale per... eh, astronautica, ma non lo pa Pale astronautica, ma non lo <ride> <ride> Allora, ah, dimmi quando ci segue così io intanto vado ad avviare il, il nostro ride, il nostro spostamento di massa. Sta, sta andando lentissimo quindi piano piano sta caricando, ecco. Stream, vediamo un po'. Twitch, ok, pa paranormale, ma vada bene. Vada bene, vada bene. Eh, citazione. Driving. adesso Kain fa da ospite a Cuscito no, no. <ride> eh, buonanotte buonanotte intanto chi sta andando via ragazzi restate per il ride notte anche all'allina allora vediamo se intanto nel frattempo c'era qualche domanda che mi sono perso sta se... andando ok ragazzi se avete altre domande eh, che io non, non ho letto magari riportatele di là intanto fammi andare a vedere qui se abbiamo il dottor Cuscito Cuscito. Eh, il canale si chiama Cuscito Argo, giusto? Allora, Cuscito. Ancora non lo vedo. Quindi eh, sarai a, a momenti. Vediamo che ancora. Non credo che. Ancora non ti vedo. Quindi sarà avviando, vediamo avviando. un po'. Ti dice online? Ok, eh, sono arrivato a 55.000 punti canali. Me ne mancano solo 5.000, e poi ne può regalare un'ora senza voi. Grazie, Riccardo. Eh, grazie, grazie, dottor Cuscito per essere stato qui con noi. Eh, grazie per, per questa bellissima live. Grazie a voi. Grazie ancora. Adesso ci andiamo a spostare di là. Appena la vedo online, facciamo. Partiamo con il ride, ma ancora non la vedo andiamo un po'. Lei eh, dice online? Eh? Sì, mi risulta... OBS mi dice online. Ok, allora starà arrivando. Tempo. C'è qualche minuto. Eccolo, eh, eccolo ti vedo, ti vedo, ti vedo. Grazie per l'ospitalità, padre. Saluto anche a Valentina, che non ho salutato prima. Ti saluta, è qui. Abbiamo il ride. Ok, ci siamo, abbiamo avviato grazie ancora Giuseppe, grazie davvero per essere stato mio ospite anche questa sera sono sempre assolutamente illuminanti, io sto grazie. collezionando punti per lo sbloccafumo ne... <ride> non ce l'ho ancora non l'ho messo per il comando Grazie a tutti i figlioli per la compagnia, grazie per essere stati qui con noi, grazie per il supporto, grazie per i battesimi, grazie a chi si è followato, followato. Questa sera noi ci vediamo domani con le clerical news, ragazzi, domani che clerical news, ma che ve lo dico a fare, ma che ve lo dico a fare, c'entra il diavolo, c'entra sempre il diavolo. Grazie dottor Cuscito, ci vediamo sul, sul suo canale per continuare la questione. Ci spostiamo di qua nella schermata di attesa. Grazie a tutti Figlioli e Grazie. ci vediamo domani alle 21 e adesso da Cuscito. Grazie a tutti per la compagnia. Ciao! Grazie a voi, buonanotte.